S308. Ha precedenti penali? No. È sposato? Sì. Ha figlioli? Sì. Ha bene di fortuna? Il lavoro, ho avuto molti incarichi nella mia vita. Non, nulla spiegazione, è un sì o un no? Sì. Sì. E a conoscenza di capi di accusa che la riguardano? Sì, ho letto attentamente i capi d'accusa. Lei per legge ha facoltà di astenersi da rispondere alle domande della Corte. Deve dichiarare se intende rispondere oppure no. Sì. Può astenersi. Io intende rispondere. Desidero rispondere. Va bene. Lei è uno degli imputati del capo di imputazione numero uno, cioè praticamente cospirazione politica mediante associazione, con tutte quante le precisazioni che lo stesso capo di accusa comporta, e quindi articoli 283, 289, eccetera. In relazione a questa accusa, lei si protesta innocente o ammette di essere responsabile? Sono innocente. Non c'è? Va bene. No, lascia detto quando vi... Quale professione esercita o ha esercitato? Io sono stato prima avvocato armatoriale, cioè ero nel settore delle navi, della navigazione. Poi sono stato uomo di finanza, ho avuto molti incarichi, ho chiuso la mia attività in Italia come presidente dell'INCIS, Istituto Nazionale Casi Impiegati dello Stato. In quale periodo? Dal 1959 al 1973. E dopo questo anno quali altri incarichi ha ricoperto, se li ha ricoperti? Non ho ricoperto incarichi pubblici, salvo di due cose. Uno, ero membro del Comitato Nazionale dell'Emigrazione, una cosa dello Stato che riguarda l'emigrazione, perché sono particolarmente competente e addentro ai problemi dell'emigrazione. E poi come presidente della Federazione della Stampa Italiana all'Estero. Per quanto riguarda attività di natura privata nel campo finanziario, di che cosa si è interessato? Sono finanziere, mi sono occupato, ero proprietario di banche in America del Sud, che ho perduto poi per tutte le vicende passate. Quali banche? Quali banche? Quali? Il banco prima, il banco finanziario sudamericano, con sede a Montevideo e poi in Brasile, e poi la banca Continental in Argentina. Lei diceva che le ha perdute entrambe? Tutte quanto ho perduto. Per quale motivo? Prima, in forza di tutta la situazione, con tutta la campagna di stampa che ne derivò, e poi anche perché, secondo le leggi che erano in vigore in quel momento, io ero soggetto a un determinato clima, che era quello dei militari che... Quando lei dice perdute, intende vendute, cedute oppure... Vendetti la prima, perché mi telefonò mio figlio e mi disse: sono stato chiamato dal ministro degli interni dell'Uruguay e che mi ha detto che era strettamente necessario che noi cedessimo la banca. Se io volevo rivedere la mia famiglia dentro la sera, dovevo accettare o no questa cosa. Questo in quale anno è accaduto? È accaduto nel 1900, credo, 1900, sarà data adesso, nel 1970, no, nel 1981, 82. 81 o 82? Beh, questo non glielo saprei proprio dire, perché io nell'81 lasciai... Avvocato Ortolani, ecco, facciamo un punto di riferimento. Sì. Sequestro di Castiglion Fibocchi, lista della P2, 17 marzo 81. Sì. L'episodio della vendita della Dopo. Banca è successivo? È successivo, o successivo. Ecco, successivo di molto? Beh, quasi immediatamente, quasi. Perché una cosa seguì l'altra con molta celerità. E il Banco Finanziario di Montevideo, lei aveva degli uffici a Roma? Sì, sì, avevo Dove? La rappresentanza a Roma ed ero io il rappresentante. Dove? A Roma. Sì, l'indirizzo qual era? Era via Condotti 9. Via Condotti 9. Lei in quale epoca conosce Licio Gelli?
Scusi Presidente, come? Quando ha conosciuto Licio Gelli? L'ho conosciuto nel 1973. In quale occasione? Io cercai di conoscere questo signore perché mi fu consigliato di prenderci contatto perché era l'unica persona che aveva influenza su Pecorelli. Io ero minacciato continuamente dal Pecorelli, che mi dava evidentemente molti fastidi non solamente in Italia ma soprattutto all'estero. E poi uscì un articolo dell'OP nel quale si diceva che se gli argentini volevano ritrovare la pace dovevano risolvere il problema di Santoro, che era il nome adesso non mi esce esatto, il direttore generale della Fiat, Peccei, il presidente della Fiat, nonché del club della club culturale internazionale, e Ortolani, perché erano levati di questi tre personaggi dalla scena politica, molte cose si sarebbero risolte. Bisogna tenere presente che in quel momento in Argentina c'era un particolare clima con i guerriglieri e con la situazione politica del paese. E lei che c'entrava in tutta questa storia? Come? Che c'entrava in tutta questa storia lei? Perché io ero, in quel momento ero presidente degli italiani dell'Argentina, io ero presidente della sì, Casa Argentina. Non ho capito, il contenuto dell'attacco portato dall'osservatorio politico di Pecorelli, nei suoi confronti, che tipo di consistenza aveva? Niente, lui minacciava a me, ma soprattutto più che a me, i miei figli che lavoravano in quei paesi. Minacciava in che termini? Pecorelli, dico. Pecorelli segnalava, ricattava, faceva tutte le cose più terribili. Lei dice, a un certo punto subisce degli attacchi da Pecorelli. Sì, tant'è vero che poi... Io volevo sapere che tipo di attacchi fossero. Giornalistici. E se la prendevano con lei per quali ragioni? Perché io ero uno che, secondo Pecorelli, mi promettevo nelle situazioni politiche, ma soprattutto nelle situazioni giornalistiche italiane. Ma a lei che cosa dava fastidio in modo particolare di ciò che veniva pubblicato da Pecorelli? Soprattutto il problema che potevano essere, in quel momento c'era un clima particolare, come ho detto prima, per il quale potevano essere minacciati la vita stessa dei miei figli. Perché disse, eliminate queste tre persone, e fu eliminato il direttore generale della Fiat. Fu ucciso. Sì, la Fiat prese il suo presidente Peccei, lo mandò a prendere con un aereo speciale e lo portò in Italia. Sì, e io rimasi questo isolato. Questo va bene, ma è lei che c'entrava in tutto questo? C'entravo come presidente della Federazione della Stampa Italiana Estero, come proprietario dei giornali degli italiani in Argentina, il Corriere degli Italiani. C'entravo perché avevo degli organi finanziari ed economici con i quali, secondo il Pecorelli, potevo influire su certe situazioni. E queste situazioni venivano messe all'ordine del giorno dei guerriglieri dell'Argentina. Quindi lei, di fronte a questi attacchi di Pecorelli, che cosa fa? Cerco una strada per vedere un po' di ragionare. Dove la cerca la strada? In Italia. Dove? E mi fu detto, c'è un uomo solo che può influire su... Da chi le fu detto? Eh? Da chi le fu detto? Mi fu detto da amici, da tante altre persone. Cerchiamo di identificare. Io nel campo della stampa ero qualcuno in quel momento. Io vorrei, signor Presidente, scusi, domando se è stato letto attentamente tutto il mio curriculum. Allora si capisce subito perché Pecorelli mi aggrediva. Per questo motivo, perché evidentemente io avevo un'influenza. Oh, chi è che la informa che Pecorelli, che Gelli è l'unico in grado di agire? Questo era ben noto in tutti gli ambienti giornalistici. E quindi io, siccome nel giornalismo sono stato anche un protagonista, allora mi avvertirono, mi fecero eccetera eccetera. Io evidentemente a me non mi interessava di rischiare la vita, ma mi interessava la vita dei miei figli e dei miei nipoti. Lei praticamente mi sta dicendo che non è stata una persona o più persone identificate o identificabili a dirle del potere di Gelli, ma che questo potere di Gelli su Pecorelli era noto in tutto il mondo giornalistico italiano. È questo che sta dicendo? Sì. Non le sembra un po' eccessivo? Ma forse è diventato più eccessivo dopo. Allora lei che Perché cosa ha fatto? Intorno a questa persona si è creato una cosa favolosa. Andiamo per ordine. Che cosa ha fatto?
Cosa ho fatto? Ho preso contatto con Gelli. E che cosa gli ha detto? Io ho detto, sai, c'ho questa persona, mi dicono che lei ha possibilità di influire con questa persona, io vorrei un po' parlare con lei e vedere come si deve fare per interrompere questa azione stupida e pericolosa. E Gelli che cosa risponde? Gelli mi rispose in una maniera enigmatica e mi disse, sa, io devo studiarmi la situazione, e poi dopo le farò sapere una risposta. Questo fu il primo colloquio che avvenne proprio a Via Veneto, nel a Roma. 73. Nel 73. E allora io aspettai da lui, come lui mi promise, una telefonata. Infatti lui mi telefonò dopo pochi giorni da Arezzo e mi diede un appuntamento. Io andai all'appuntamento e ci vedemmo prima da Donei. Appuntamento a Roma o Arezzo? A Roma da Donei. Da Donei. Poi? Scusi Presidente, posso chiedere una cosa? Sì. Posso avere dell'acqua da bere perché mi si secca? So. Avvocato Breve? Sì, adesso facciamo. Adesso proveniamo. Grazie. Dunque, cominciò a parlare, mi fece molte domande, mi fece sapere, capì che lui si era abbondantemente informato su di me, ma lui era già informato, perché da quello che poi ho capito in seguito, lui aveva molto interesse a incontrare me e a parlare con me. Interesse che poi dopo io ho capito nel tempo ed ho capito più che altro nell'ultimo tempo, disgraziatamente. E allora mi disse, dice, sai, io per interessarmi di lei pongo una condizione. Lei mi ha contattato per questo motivo. Io sono il maestro venerabile della massoneria. Non mi disse della P2. No. Nel 73 le disse, io sono il maestro venerabile. Uno dei maestri venerabili e governo una loggia particolare. Cioè si presentò, mi scusi, come maestro venerabile? Sì. Nel 73, perché non lo era nel 73, lo diventò nel 75. Io entrai in queste cognizioni dopo, in quel momento era questa. E allora dice, sa, però dice, una condizione è che lei dovrebbe un po' accettare certe condizioni che io le farò. Non me le disse subito. Dopo 4-5 giorni mi ritelefonò. Ci siamo veduti ancora. Questa volta non più al Donei, ma all'Eccelsior. All'Eccelsior mi dice, sa, lei dovrebbe far parte di uno dei circoli che noi governiamo, come infatti fu. Io non entrai in massoneria, io non ho niente contro la massoneria, non avevo niente contro la massoneria, salvo una conoscenza storica, culturale, che non mi sollecitava ad entrare in massoneria, anche perché io ero fermamente e sono fermamente cattolico praticante. Lei sa che è iscritto nella lista della P2 con il numero 494, vero? Sì, l'ho saputo dopo quando sono usciti i cosi, come si chiama, gli elenchi. Grazie. Quindi lei dice... Oggi pure lì, se sta più comodo. Grazie. Lei dice in sostanza che non si parlò di una loggia, si parlò genericamente di massoneria e lei non accettò. No, io non è che non accettai, mi riservai di dare una risposta. E quando l'ha data poi questa risposta? La risposta l'ho data poi il giorno esattamente, permette che io... Sì, sì, ma interessa che tipo di risposta ha detto? Che io avrei aderito a questo, sarei entrato in questo circolo, infatti mi diedero poi una tesserina che era un circolo culturale.
Dunque, questo avveniva verso il 3 gennaio, io alle 10:30 della mattina, alle 9:30 ricevetti la telefonata del 73, ricevetti la telefonata di Gelli. Il 4 gennaio Gelli mi telefonò da Arezzo per darmi un appuntamento a Roma, perché dovevo conoscere delle altre persone e capii che era per entrare in questo circolo. A quel momento io mi posi un problema di carattere morale. E allora, per la vita e per la morte, di fronte alla mia famiglia e di fronte alla Santa Sede, perché dico Santa Sede? Perché io in quel momento ero membro della famiglia pontificia, come gentiluomo di sua santità. Allora scrissi una lettera che depositai al notaio calabrese a Via della Mercede il 4 maggio. Io ho fatto riferimento in un interrogatorio ultimo a Roma anche al giudice che mi interrogava, pregandolo di ritirare questa lettera che è giacente da anni lì dal notaio. Il magistrato non ne ha fatto. Avvocato Ortolani, volevo sapere la sua risposta, quale fu? Quale fu? No, a che cosa? Alla richiesta di aderire alla massoneria. Fu sì, ma con molte riserve interne mie. Lei disse sì. Sì. E poi dopo lungo l'iter, avvennero altri fatti, avvennero. Sì, no, un momento. Lei disse al giudice istruttore di Roma nell'89... che venne iniziato in via Cosenza. Esatto, ed ecco, sto venendo a questo. Se lei consente, io fui, poi ebbi l'appuntamento per il giorno 4 maggio alle ore 13 in via Cosenza 7. Trovai il dottor Salvini, che era il gran maestro della massoneria in quel momento lì. Così mi fui presentato a lui in questa maniera. C'era il Gelli, c'era un generale che conobbi allora, Rossetti, e il generale De Santis. Queste erano le persone che parteciparono a questa cerimonia. C'era anche un'altra persona. Lei disse Gelli più 4 persone. Lei ha detto De Santis, Salvini e Rossetti. Rossetti e De Santis. E ce ne manca uno. E non me lo ricordo, chi era? Scusa. Ah, non lo so. Ah, io non me lo ricordo. Lei disse al giudice istruttore, era presente Gelli e altre 4 persone. 4. I nomi che ha detto lei sono 3. Sono 4 intanto. No, 4 con Gelli. Comunque non ha molta importanza. Chi è che la iniziò la massoneria? Salvini. Quindi quando lei vide la cerimonia di iniziazione, non essendo uno sciocco, capì che poi non era un circolo culturale. Ma io pensavo che che questo fosse uno delle cose, delle istituzioni che loro davano e facevano entrare. Cioè la cerimonia di iniziazione massonica viene confusa da lei con adesione ad un circolo culturale. Avvocato Ortolani, come non sono uno sciocco, scusi, lei ha detto prima chi era e anche ha detto che si era informato e sapeva che cosa fosse la massoneria. O no? Quello che era la massoneria, mi consenta, io sono anche professore di storia e filosofia e quindi queste cose culturalmente le conosco. Molto. Però in quel momento mi scusi un attimo. Mi si presentarono come un circolo culturale. Mi scusi un attimo. È notorio per chi legga anche un libercolo, non un libro di storia sulla massoneria, che da sempre la massoneria, le varie logge si sono presentate con il nome di circoli culturali di storia contemporanea, di storia antica, sempre così. Esatto. Qui lei arriva ad una iniziazione massonica in un circolo cosiddetto culturale e mi dice che in sostanza non ha aderito alla massoneria ma ha aderito ad un circolo culturale. No, io questo non lo dico. Io dico che in quel momento accettai le condizioni che mi poneva Gelli, aderì a questa cosa e sapevo che era una manifestazione, un organo della massoneria.
che era una loggia. Una loggia della massoneria. No. Le dissero questo il nome non, della loggia. Non lo respingo assolutamente. Le dissero il nome della loggia. Sarebbe molto ingenuo da parte mia. Il nome della loggia? No. Non le fu detto il nome della loggia? No, mi dietro dopo alcuni giorni un tesserino. Senta, all'epoca lei ha conosciuto l'onorevole Carenini? Mi fu presentato molto tempo dopo da Gelli. Perché, cioè lei dice che in sostanza Gelli le ha presentato Carenini? No, assolutamente. No, allora me lo spieghi. Io sono stato presentato da Gelli a Carenini, in modo assoluto. Oh, e Carenini ha detto il contrario. E soprattutto colloca questa conoscenza almeno 3 anni prima, 1970-1971. Senta, molta gente colloca tutto quello che vuole, perché evidentemente io ero un personaggio nella storia politica del nostro paese, conoscevo tanta gente e conoscevo quindi anche Carenini. Sì, a proposito di questa questione che era un uomo, eccetera, eccetera, un uomo nella sua posizione, con i rapporti che aveva con la stampa, per la sua particolare funzione, tant'è vero che raccoglie immediatamente la voce che circola in tutta la stampa italiana, che Gelli è l'unico che può influire su Pecorelli, dico, un uomo della sua posizione aveva bisogno di rivolgersi a Gelli per contattare Pecorelli? Sa, Pecorelli era, chi l'ha conosciuto sa che cos'era. Era un uomo... Ma lei lo conosceva? No. Io, lui chiese di parlarmi un giorno. E non sarebbe stato più opportuno parlare direttamente con lui, piuttosto che andare a cercare un Gelli? No, non era il caso, perché era un uomo il quale era sua dente, era tutto quello, e poi si infilava con delle piccole minacce a livello molto basso. Io accettai di riceverlo un giorno, quando ero presidente dell'Incis. Lui chiese di vedermi, e lì fu forse un incidente che mi costò caro, perché da allora cominciarono gli attacchi in una certa maniera. Cioè, io gli diedi l'appuntamento all'Incis, avvisai il mio capo della segreteria, guardi, quando viene questo signore, me lo introducete, e poi mi chiamate a me, mi dite che sta lì. Io sono stato... Senta, avvocato, quando conobbe Mario Foligni? Mario Foligni l'ho conosciuto molto tempo dopo. Molto tempo dopo, e l'ho conosciuto in una strana maniera, perché diceva che era il capo di un partito e poi vantava delle grosse conoscenze. Io in quel momento concorrevo alla presidenza dell'ICLE, l'Istituto di Credito del Lavoro all'Estero, anche perché era in linea con le mie conoscenze dell'emigrazione, e mi si presentò come l'uomo che aveva accesso a dei ministri e cose, e che voleva portare la mia candidatura, voleva portarla a buon esito, cosa che poi so proprio perché sono abbastanza dentro le cose, capì che non era, quest'uomo non era l'uomo più adatto per fare queste cose. Sa, è un mondo particolare quello dei politici e dei portaborse, capisci? Però Foligni si interessò della sua questione. Sì, si interessò, ma si interessò molto male. In quale anno? E credo che fu di lì nel 1974-75. Diciamo passato. 75. Beh, insomma, sai, io... Ci sono, no, dico 75 perché ci sono le intercettazioni delle telefonate. Sì, lei, non solo, ma mi intercettavano il telefono e mi portavano... Chiedo scusa un momentino. Antonio. Quando vuole interrompere lo dica. E ci fu un curioso episodio. Che un giorno Gelli... No, scusi un attimo. Poi dopo ritorniamo su questo argomento. C'è addirittura una telefonata in cui lei manifesta tutta la sua amarezza per la mancata nomina a presidente di questo istituto. Dell'ICLE. E Foligni le risponde: avvocato, stia tranquillo, che con le buone e con le cattive ci riusciremo. Sa, non mi ricordo esattamente la cosa, ma io in quell'epoca ebbi fra l'altro un intervento di Gelli in un'altra maniera. Cioè,
Gelli, per farmi vedere la sua importanza, la sua manicatura, la sua, che conosceva tutti quanti, mi portò un giorno un foglio dove era riprodotto tutto l'intercettazione, nel quale io parlavo di un ministro in termini non molto corretti, cosa di cui poi mi sono molto addolorato, perché era una degnissima persona. Come mai questo particolare non mi sembra l'abbia mai detto? A chi? Ai giudici che l'hanno interrogata. Non mi hanno interrogato, non mi hanno detto, non mi hanno chiesto in merito all'intercettazione. Nessuno mi ha mai parlato di intercettazioni nelle varie fasi dove io sono stato interrogato. È la prima volta qui. E allora Gelli, ritorni, vediamo. Allora, per farsi vedere che lui era potente, io capii queste cose qua, non sono un ingenuo, capito? Stetti al gioco, capito? E poi dopo incontrai il Foligni in un'altra maniera. Incontrai Foligni, fu invitato ad una colazione. No, mi scusi un attimo. Gelli le fa vedere la pagina di un'intercettazione, di una telefonata tra lei e Foligni. Sì. È quella in cui parlate del ministro Colombo? Esatto. Quindi lei Foligni già la conosceva? Ma lo conoscevo, come mi ha detto anche lei. Cioè, così, che è un uomo che si voleva far mettere in mossa, capo di un cosiddetto di un partito, di una cosa che girava dappertutto, tant'è vero che mi fu detto che era un uomo che aveva entrature reali, punto e basta. Io poi stavo in seguito, perché anche io avevo le entrature. In questo rapporto, diciamo, di punto e basta, lei era una persona praticamente sconosciuta, fa quelle considerazioni al telefono su un ministro della Repubblica e parla di fotografie pornografiche, perché questo è il testo del discorso di quella telefonata. Sì, parla anche, lo rimettiamo a posto, non lo disse lei. Va bene. Dico, lei fa questi discorsi con una persona che non conosce? Ma sa che cos'è? Sono in momenti di eccitazione, bisogna mettersi nell'ambiente politico italiano per dire questi ed altri discorsi. Sì. Questi ed altri discorsi. Non si è molto d'accordo, sono d'accordo con lei, ma con uno sconosciuto? No, non era uno sconosciuto già. Sapevo che era raccomandato anche da ambienti, diciamo così, parareligiosi. Sapeva che, per esempio, Foligni era in contatto con Pecorelli? No, questo qui no. Ha visto che lei era abbonata a UPI? Come? Era abbonata a UPI? Lei? Ma sa che la storia dell'OP è... Era abbonato, sì o sì, no? Sì, mi abbonai, mi fecero sottoscrivere una cosa, dice intanto sottoscrivi questo qui, io la sottoscrissi come organizzazione per sapere quello che diceva, sì, perché lui toccava tutte le organizzazioni possibili e immaginabili, dava fastidio a tutti. Non c'è mica niente di male a fare l'abbonamento a un giornale. No, ma non per qui. Senta, chi è che le fece fare l'abbonamento? Sembra quasi che l'hanno costretta. Come? Sembra quasi che l'abbiano costretto, da come lo dice. Mi fecero fare... Sì, sì. Chi è che l'ha costretto? Non me lo ricordo. Sa tutti quanti quelli che stavamo un po', emergenti, avevano queste pressioni. Erano tutti. Dell'entourage di Gelli, dell'entourage di Foligni o di altri gruppi? No, altri gruppi. Altri gruppi. Che facevano capo a chi? Ma sa, le segreterie dei partiti, questa era la cosa, era... Quest'uomo aveva un'influenza. Dalla segreteria di un partito, e vista qual era la sua posizione, mi ha fatto ripensare che fosse la Democrazia Cristiana, le viene la pressione perché lei si abboni a UPI. Non proprio una pressione, sa. Abbonati la cosa. Tanto vero, mi dissero pure la cifra, 500.000 lire. Sa, io 500.000 era lire. Era dalla segreteria della Democrazia Cristiana, questo ci sta dicendo. No, non le sto dicendo questo, Presidente. Allora, quale partito era? Io? Io ero... Quale segreteria? La segreteria di quale partito le disse? Non fu la segreteria di nessun partito. Allora chi fu? Furono personaggi del partito, punto e basta. Di quale La segreteria partito? Del partito è un'altra cosa. Di quale partito? Del Partito Democristiano e anche socialista. Vabbè. Ritorniamo un attimo a Gelli. Lei ha saputo già che... Il Presidente del Consiglio ha nominato un altro Presidente al suo posto. Quando Gelli le fa vedere l'intercettazione, oppure la mancata nomina è successiva? È successiva, perché fu nominato provvisoriamente il segretario del Ministro Colombo.
consigliere della Corte dei Conti. Quindi lei praticamente si è rivolto anche a Gelli per avere questa presidenza? No. Allora Gelli che ne perché sapeva? Perché non ce lo volevo fare entrare, perché poi non sapevo che se aveva importanza o meno. Quindi a Gelli ha deciso un'iniziativa che se non ne era fuori. Ancora il clima che vedeva Gelli potente in tutti i settori. E quindi se ne esce fuori Gelli con un foglio, uno solo o più fogli? Uno solo. Uno solo. E c'era quella parte di quella telefonata, esatto, sull'onorevole Colombo. Esatto. E lei disse, come fai ad averla? Chi è stato? Aveva tutto. Vabbè, lasci perdere il tutto, poi vedremo anche il tutto. Cominciamo però dal poco, no? Come aveva il tutto, c'era in questo tutto c'era questa parte. Ma lei quando vede questa registrazione di telefonata non si meraviglia, non chiede spiegazioni? Gli ho chiesto, ma come l'hai avuta? Ecco. E la risposta qual è? E tutte le mattine o il mattinale. Il mattinale era quello che ricevevano il Presidente del Consiglio e le altre persone. Capito? Ma sa che cos'è? L'ha presi pure anche come una cosa di Gelli che era abituato a far vedere che era in tutte le cose era potente. Beh, se aveva il mattinale del Presidente del Consiglio. Ma sa che cos'è? Signor Presidente, lei mi insegna. Io stavo ai più alti gradi della cosa della burocrazia statale, nel senso cioè che sapevo come vengono queste cose. Io il consiglio di amministrazione che io presidevo era così composito che interferiva su tutto l'apparato statale. Senta, si ricorda come si presentava il foglio con la trascrizione della registrazione? Era scritto a mano? Era scritto a macchina? Qual era scritto a macchina. In quale veste? Un foglio bianco normale. Su quale intestazione? Senza intestazione. Senza firme, senza intestazione? Senza firme, senza niente. E lei riconobbe il testo della telefonata? Sì. E poi di questo ne parlaste ancora oppure rimase lì il discorso? No, tagliai il discorso. Ma non le sembrò che forse quell'altra era la strada migliore per la Presidenza piuttosto che Mario Foligni, considerato che le presentano il testo di un'intercettazione telefonica sul suo apparecchio o sull'apparecchio di Foligni? Sa, non sono andato a sindacare, a vedere tutte queste cose. Io non sono andato assolutamente. L'ho preso come una cosa che si aveva, come si avevano i fogli dell'OP, come si avevano i fogli delle altre agenzie. Sa, io vengo da una grande agenzia. Si irritò per il fatto che le sue telefonate fossero intercettate? No, era normale. Signor Presidente, era normale in tutta l'Italia. Non saremmo oggi a questo dove siamo se non fosse stato questo clima particolare che ha permesso tante cose. Allora, ricominciamo un attimo dalla storia del 73. Quindi il primo appoggio di Gelli, la prima iniziazione in via Cosenza, in quel momento non conosce ancora Mario Foligni. No. Che cosa fa Gelli per interrompere la persecuzione, le minacce di OP? Credo che non abbia fatto niente, che era un discorso che era già aperto fra lui e cosa. Io di questo me ne sono accorto molto, in modo, diciamo così, abbastanza chiaro. Ma d'altronde il gioco era quello e al gioco bisognava stare. Lei faccia conto. Sa che si faceva in quell'epoca lì, signor Presidente. Basta che un altro, un direttore generale, un presidente di un altro ente riceveva l'OP, addirittura ti mandavano, ci scambiavamo le foto, cosa che io sul mio onore non ho mai fatto. Si scambiavano le fotostatiche delle cose. Hai visto quello che è uscito su di te? Hai visto quello che si parla di così? Era una cosa ripugnante. Io non l'ho mai accettata. Ritorniamo ai motivi per i quali lei crede che Gelli non abbia fatto nulla nei confronti di OP. In base a che cosa? Perché le minacce di OP continuarono? Continuavano, non certo più con quella virulenza che lui faceva con queste piccole cose di carattere, io le chiamavo allora. Quindi, piccole annotazioni liceali. Un effetto ci fu? Un certo effetto ci fu, probabilmente. Allora, perché lei dice... Poi dopo ci fu il mio contatto fisico con il signore, con quel signore. Sì, ma prima di arrivare a quel signore, poi vedremo chi è, perché lei ha detto prima, io credo che non abbia fatto nulla, se poi in realtà gli attacchi di OP cessarono, o comunque diventarono... No, non cessarono, diventarono molto più diluiti. Vabbè.
Certamente ormai non minacciavano più la vita dei suoi figli, no? Beh, sa, questo qui, scusi, sa, signor Presidente, ci ho posto molta attenzione, non ne ho mai parlato perché basta parlarne per creare subito un interesse sulle cose. Io già avevo avuto un figlio sequestrato e quindi chi ha vissuto questo clima sa come stanno queste cose. Nel 73, in che anno fu? Nel 73. Sì, ma non mi ha detto perché lei credeva che Gelli non avesse fatto nulla. In base a che cosa? La mia conoscenza di Gelli era ancora allo stato così. Sì, le sto chiedendo perché lei in quel momento crede che Gelli non abbia fatto nulla. Non c'erano cose specifiche. Cioè? Non c'erano constatazioni, documenti, niente. Ma io vidi che continuava in un modo più, diciamo così, più banale. Quindi, in sostanza, lei aveva pagato un prezzo per una merce che non le era stata consegnata. Esatto. E non disse nulla? No, dissi che quando lui chiese di parlarmi, io lo ricevetti. Però siccome quando lo ricevetti, io entrai nella mia stanza, lui già era stato fatto entrare, lui mi stese la mano e io non risposi con la mia mano. Allora lui dice, ma com'è allora? Sì, no, io dice, allora ci mettiamo a sedere, io si dico no, signore, io a sedere non mi ci metto, rimango in piedi e quindi deve rimanere in piedi pure lei. Allora questo qui dice allora se questo è il clima, dico questo, dice, ma allora perché ha accettato il mio incontro, l'incontro con me? Ho accettato l'incontro con lei per vedere com'è fatta la faccia di un ricattatore. Detto questo, di Pecorelli? Sì, di Pecorelli. E chiamai il mio capo a segreteria e dissi, accompagni il signore alle scale, non all'ascensore. E lo buttai fuori, lo feci buttare fuori. Io non capisco perché questo non l'abbia fatto prima. Cioè, perché lei si è andato a finire ad iniziarsi alla massoneria seguendo una strada? Certo, è una domanda che mi potrei porre oggi. E io infatti gliela pongo oggi. Perché un uomo della era sua posizione clima. Non prese contatto diretto con Pecorelli? Era un clima particolare in Italia, si cominciava già a fare, era un gioco veramente... Ma sa, queste sono parole molto generiche. Senta, io non posso dirle che fatti generici, salvo che alle domande che lei mi porrà io rispondo con fatti precisi. Infatti la domanda è precisa, perché lei non si è rivolto direttamente a Gelli? Io non le sto parlando di altri, non sto parlando di situazioni generiche. Io mi sono rivolto a Gelli perché mi avevano detto che era la strada più idonea per cercare di far interrompere questa azione da questo... Visto che praticamente lei ha notato che gli attacchi di OP erano, non dico cessati, ma comunque erano meno virulenti, perché sceglie quel momento per parlare con Pecorelli? Avrebbe potuto sceglierlo prima. Quando ho visto che non portava a niente, poi dopo io parlai con Gelli di questo argomento. E dissi a Gelli, ma che importanza avete voi con il signor Pecorelli? A me non mi interessa. E quale fu la risposta? Ma sai, è un uomo strano, è un uomo sul quale bisogna andare molto cauti, anche noi dobbiamo stare attenti, tutta questa... fu la risposta, il che per me il discorso si fu troncato. Allora, in quel momento io penso che lei avrebbe potuto dire, allora io, gentiluomo della famiglia Vaticana, quello che è, me ne è arrivato dalla massoneria, perché è rimasto? Questa è una domanda, sì, una domanda logica, ma è, scusi, sa, Presidente, non se la prenda lei. No, io non me la prendo. Lei è abituata a queste cose, no? Io non era una domanda da porre in questi termini, per quale motivo? Perché bisognava vivere in quel clima particolare per il quale tutto era equivoco, tutto quanto se bisognava accettare o non accettare. Mi scusi, Avvocato Ortolani, se fosse possibile dare risposte precise a domande precise. Cioè, il riferimento generico al clima, lei l'ha fatto già 4-5 volte. Io vorrei sapere le sue ragioni, non quelle dell'Italia in generale, le sue ragioni per le quali lei è rimasto in massoneria. Io sono rimasto in massoneria per la cosa originaria, cioè dovevo seguire attentamente quello che questi signori tramavano
continuamente. Chi in sono? Modo da... che no, scusi, quando dice questi signori bisogna che mi dice chi sono, perché sennò non lo capisco. Dice, io sono rimasto in massoneria perché questi signori tramavano. Ecco, diamo il nome a questi signori. Il nome uno solo basta, cioè? Quello lì di Pecorelli. Quello lì anche che Gelli io non pensavo che tramasse perché avevo chiesto l'aiuto a lui. Dopo nella fine di questa cosa, evidentemente anche tutta l'azione di Gelli mi rimase molto, molto strana. Cioè, lei sapeva che Pecorelli era massone? Sì, quando in modo preciso da Gelli. Quando? Quando io gli parlai di Pecorelli. Oh, lei rimane in massoneria per controllare questa gente, no? Che stava tramando. Però qualche piccolo affare l'ha fatto anche lei, o no? Come no? Come no? Io rimasi mentre precipuamente con Gelli perché iniziamo un rapporto di affari nel quale si era innestato poi dopo il Calvi. Va bene? Dopo che... Calvi arriva qualche anno dopo, direi. 74. Cioè lei rimane con Gelli per fare gli affari. Ma io non avevo bisogno poi di... Gelli aveva bisogno di me. Era una cosa reciproca, era. Evidentemente io vedevo che Gelli entrava dappertutto, aveva il codazzo dappertutto e l'ho avuto fino alla fine enorme. E per il quale io ho detto anche a delle personalità, ma questa è una storia che sta sovvertendo tutto quanto, e siete voi che state pompando Gelli, state creando l'uomo Gelli, state creando il potere di Gelli. Io mi sono messo anche contro molta gente per questo fatto qui. Ma in quel momento Gelli, qui saltiamo di epoche anche, Gelli controllava la stampa, controllava. Perché era entrato in possesso dei canali per i giornali più importanti. Cioè? Il Corriere della Sera. A quale epoca risale questa operazione? All'operazione risale alla fine degli anni 70, quando già era entrato in ballo Calvi, tutta la gente. Poi era una lotta di tutti i giornali, lei avrà saputo della lotta. Senta, anche che faceva Scalfari con Caracciolo. L'operazione di Calvi rispetto al Corriere della Sera è la stessa portata avanti da Gelli oppure Calvi lavorava per conto suo? Lei a un certo punto ha dichiarato, io mi attivai per acquisire la testata del Corriere della Sera per Calvi. Esatto. Per Calvi. Esatto. Il quale, anche la presenza di Gelli, mi disse di agire per conto del Vaticano. No. Il 27 settembre 1989. Guardi, io non mi attivo, le cose si fanno le posposizioni di parole e di cose. Io adesso mi permetto di dare a lei il quadro esatto della situazione. Cioè, ad un certo momento c'era la crisi della Rizzoli. Io ebbi contatti con... Scusi, le interrompo. Gradirei, quando lei dice a un certo momento, che nei limiti del possibile mi indicasse precisamente l'epoca. 1974 e 1975 sono gli anni, diciamo, vabbè, così di questa allora... cosa. E venne da me, io venne lui a prendere contatto con me, Andrea Rizzoli, erede di Angelo Rizzoli. Io ero molto amico di Angelo Rizzoli, il vecchio, conoscevo da anni tutti quanti. E mi viene a dire la situazione che stava passando tutto il gruppo, cioè erano carichi di debiti e si avvicinava la data nella quale dovevano versare la quota che era pattuita con gli Agnelli. Questa è la situazione fotografica. Io mi feci questo discorso lo riportai a Calvi e Andrea Rizzoli mi ha parlato di questo, è disposto anche a esaminare delle diverse combinazioni.
Calvi ascoltò. Calvi era un uomo molto complesso, ascoltava, era molto silenzioso, molto diffidente, e poi mi disse: va bene, poi ti faccio sapere quello che io penso di questo argomento. Quando mi telefonò perché mi voleva parlare in merito, mi disse queste testuali parole. Io ho parlato, lui aveva i rapporti con lo IOR, aveva. E lui, dica lui, la prego, dica il nome e il cognome, lui chi è? Calvi. Calvi. Dica Calvi. Calvi aveva, ora Calvi mi disse, la cosa può interessarmi, perché io ne ho parlato a chi di dovere, e io gli dissi a chi di dovere, ne ho parlato nelle sfere dello IOR. Mi è stato detto che la cosa può interessare, ma però a me mi interessa prendere un'acquisizione, prendere una quota, Quindi vedi un po', parla con Andrea e vedi un po' se la cosa può essere di reciproco interesse. Io ne parlai prima che entrassero in scena gli Angelo Rizzoli Junior e i Tassandin, ne parlai ad Andrea. E ne parlai a Calvi. Questa è la prima cosa di impostazione del Corriere della Sera. Poi un giorno mi telefona, di lì a pochi giorni, mi telefona Calvi, mi dice: senti, io ti dovrei parlare in merito a quella questione del Corriere della Sera. Mi dice: sai, io sono disposto ad entrare senz'altro a prendere il 20%. Dice: quindi fammi prendere contatto con loro, in modo che vediamo quello che si può fare. Ecco, è nato così il rapporto di Calvi col Corriere della Sera, è nato, e anche il mio. Però io ho, mentre avevo poi non un controllo, ma una certa, come posso dire, avevo una influenza, ma un'influenza così per questi contatti che avevo, capito? Si subentrarono poi altre persone che si infilarono in mezzo, e queste altre persone sono tutte quelle del gruppo Rizzoli, del gruppo, e poi dovevano pagare la quota d'Agnelli. La quota d'Agnelli fu pagata con chi i soldi. Chi erano le altre persone? Rizzoli, Tassandin, e questo era il gruppo. Allora, più pagarono le quote ad Agnelli, Come? Pagarono la cosa, Calvi mise a disposizione la somma, che erano 23 miliardi, per rilevare la quota del Corriere della Sera. Con questo fatto, evidentemente, il Corriere della Sera era entrato in una sfera di controllo. Io non ho esercitato mai questo controllo, che poi è stato assunto e riassunto da Gelli. In quale modo? In quale modo? Beh, sapendo che Gelli, siccome Gelli e Calvi si vedevano, e poi ci vedevamo anche, e volevano entrare, Gelli aveva interesse a far vedere che era lui che controllava tutto. Infatti lui prese contatto con i vari giornalisti di Bella. Io non ho preso mai contatto con i giornalisti del Corriere della Sera, capisci? Né con gli altri giornali. Il denaro, chi l'aveva tirato fuori? L'aveva tirato fuori, uscì da un ufficio finanziario che era all'atere dello IOR, che era l'ufficio di un agente di cambio, di cui adesso mi sfugge il nome, ma però è molto... Oh, e per costoro chi agiva in sede di controllo di quel giornale? Cioè, chi rappresentava coloro che avevano pagato? Loro che avevano pagato? Chi rappresentava le persone che avevano pagato? Calvi. No, Gelli che c'entrava? Gelli era entrava dappertutto. Sì, a parte che entrava e usciva dappertutto, ma che c'entrava? Cioè, io per esercitare un controllo... Perché in quel momento era... Calvi già era entrato in massoneria. E allora? E allora quindi era un legame molto stretto, perché il legame creato da Gelli creare le affiliazioni era molto complesso e allo stesso tempo molto semplice, perché quando si facevano le iniziazioni
colui che faceva l'iniziazione diceva sempre, da questo momento, dopo fatto il giuramento, dice, tu dovrai, fratello, dovrai rispondere a Gelli, dovrai rispondere. Quindi in sostanza Calvi, visto questo legame massonico, faceva quello che voleva Gelli. Esatto, per certi aspetti sì. Considerato che lei aveva lo stesso legame massonico, anche lei faceva quello che voleva Gelli. Beh, io non mi sono mai, non ho mai approfondito la mia azione con Gelli, mi interessava dell'uomo Gelli solamente. No, voglio dire, perché quel legame ha funzionato con Calvi e non con lei? Sa, talvolta si convocava, per esempio, il Tassandin, diceva, ma io il Tassandin non lo voglio vedere. Perché io. Questo è Gelli che parla. No, parla Coso, parla Calvi. Ma io, sai, Coso, Angelo Ristoro non lo voglio vedere. E poi lo vedevano segretamente, sia lui come Gelli, e dicevano anche, però di questo sa, non parliamo a Umberto, non parliamo a Coso, perché io ero quello che cercavo di mettere le cose in un modo corretto, in un modo, diciamo così, senza provocare guai. Ma a ognuno gli piaceva di parlare col direttore del Corriere della Sera, far vedere, tant'è vero che poi uscirono quei disgraziati articoli sul burattinaio. Vorrei dati un po' più concreti sul controllo di Gelli, sul controllo che Gelli aveva sul Corriere della Sera. Beh, lui riceveva i capi del Corriere della Sera, parlava con loro e, sì, ma voglio dire, io me ne accorgevo. In virtù di quale potere? Visto che Calvi o la Banca Vaticana hanno tirato fuori le quote, il denaro, 23 miliardi per il Corriere della Sera, erano loro che potevano fare la voce grossa, non Gelli. Perché Gelli la faceva? In base a che cosa? Tramite Calvi. Perché Calvi aveva il legame massonico con Gelli. E perché Calvi aveva il legame esatto e concreto con gli organi che presiedevano all'operazione finanziaria. Ma questa è un'idea sua o lei l'ha avuta la constatazione di fatto? La constatazione di fatto l'ho avuta. Quando? Quando, dopo che era avvenuta l'operazione del Corriere della Sera. Cioè? Quando cominciarono a scrivere i primi articoli che furono voluti da Gelli in una certa maniera. Oh, che ne sapeva lei che erano voluti da Gelli in una certa maniera? Perché il punto è sempre... Perché? No, senta, per noi è molto naturale questo. Certo, nell'esame... Che cos'è molto naturale? Che questi contatti che avvenivano in questa maniera, perché eravamo tutti Lei amici. Ha detto, appaiono degli articoli che sono ispirati da Gelli. Io le chiedo, in base a che cosa lei ha stabilito che quegli articoli fossero stati ispirati da Gelli? Mi sembra che la domanda è precisa. Sì, e io le rispondo in modo più preciso, perché io quando apparvero quegli articoli dissi a Gelli, ma che cos'è questa storia? Specialmente quello della cosa, apparvero due articoli che a me diedero fastidio dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista della tenuta corretta di una cosa. E che cosa prima l'articolo che apparve sul signor Fiat, che fu voluto da Tassandin e cioè era un attacco agli Agnelli. E a lei non andò bene. A me non andò bene. Cioè, non era buono l'articolo. No, mi scusi, l'articolo non era buono per quale ragione? Perché non andava bene a lei oppure perché obiettivamente. Obiettivamente. Cioè? Obiettivamente su un piano generale. Era una presa di posizione che dava fastidio a molti ambienti, non fastidio per. Nella sostanza delle cose era un articolo che non si doveva fare. Perché? Poi c'era una. No, aspetti, mi spieghi perché? Voglio capire. Perché stavo in un contesto anche politico e di coscienza, e sotto questo profilo io mi sono regolato. Quindi praticamente lei dice che siccome la Fiat non condividevo questo... stavano da questa parte della barricata, l'attacco non doveva essere... C'era una lotta dei comunisti per mantenere il controllo del Corriere della Sera. C'era una lotta di altre entità che volevano delle altre cose. Io in questo... non mi ci sono voluto mettere. Non l'ho condiviso. Quindi lei non condivide l'attacco alla Fiat perché... Ma non condivido l'attacco alla Fiat, perché con la Fiat avevo molti motivi per non... Ma desideravo che fosse portato in modo intelligente, su un piano intelligente, su un piano culturale diverso. Di fronte anche a tutte... Non perché gli Agnelli erano dei nostri, tra virgolette. Erano? Dei nostri, in termini di western. Cioè,
Io non ho capito perché le dà fastidio l'attacco agli agnelli. A me dell'attacco agli agnelli, se dovessi dire così specificatamente, non mi interessava niente, perché era un italiano che a un certo punto seguiva le cose in questa maniera. Però, mi interessava perché noi si controllava un organo che influiva sull'opinione pubblica. Noi si controllava un organo. Noi. Lei ha detto noi. Certo, la massoneria controllava un organo. No, lei ha detto non la massoneria, lei ha detto noi. Allora dico la massoneria. E allora vado avanti, la massoneria, noi pure lei era massone, quindi... Certo. Stava nella stessa loggia di Calvi e di Gelli. Non è la stessa logica. Loggia. Loggia, sì, ma non è almeno la stessa logica. Io agivo in un'altra maniera, su un piano, non dico superiore perché mi interessava niente. Mi vuole spiegare, perché non l'ho capito. Perché lei ha detto, mi davano fastidio due articoli del Corriere della Sera. Sì, uno fu quello. Io voglio capire perché un attacco alla Fiat le dava fastidio. Lei ha detto, ma personalmente non mi importava niente. E allora perché le dava fastidio? Perché in quel momento questi attacchi partivano da un grande giornale nazionale. Cioè? Corriere della Sera. E allora? E questo contribuiva e ci si univano altri giornali nei quali a un certo punto era un popurrì che danneggiava l'opinione pubblica, la formazione dell'opinione pubblica. Perché l'attacco era ingiusto o perché gli agnelli non si toccavano? In un certo senso era giusto, in un altro senso non era giusto. Perché in un certo senso colpiva un settore che nessuno osava colpire, quando invece andava discusso un problema agnelli. Non è stato mai discusso, anche oggi non viene discusso. Oh, quando lei si lamenta con Gelli di questo articolo, Gelli che cosa risponde? Gelli aveva voluto un articolo per lui particolare, e io su questo qui dissi: ma perché hai fatto scritto quell'articolo lì sul burattinaio? No, vediamo la Fiat, poi passiamo al burattinaio. E no, sono conseguenze, sono uno come l'altro. Cioè, della Fiat lei non parla di questo articolo? No, in quel momento lì io gli parlai anche di questo qui. No, il secondo articolo riguarda il burattinaio, ce lo vuole spiegare un po' per favore? Sì, io gli dissi: questa non è una cosa, perché alla fine tu fai passare per burattini tutti quanti e tu li tieni tutti quanti. Qual era il contenuto di questo articolo? Che Gelli poteva manovrare tutta la gente perché no, era l'articolo lui... non è che l'articolo del Corriere della Sera c'era scritto io Gelli sono il burattinaio, no? Che c'era scritto? L'articolo lo fece Costanzo. Un articolo di fondo che la colpisce in maniera particolare a firma Maurizio Costanzo. Sì, esatto. Non è un articolo di fondo, un articolo di terza pagina. Articolo di terza pagina. Qual è il contenuto di questo articolo? Il contenuto era questo qui. Che c'era in Italia qualcuno che poteva regolare determinati rapporti perché vedeva chiaro in tutte le situazioni italiane e quindi le regolava. Io dissi: questo qui è arbitrario. No, mi scusi, avvocato Ortolano, abbia pazienza, io non ho la finezza politica che ha lei. No, queste cose io non le capisco, me le vuole spiegare per favore? Perché per me è un discorso senza senso. Mi dica il senso del discorso che ha fatto. Io non l'ho capito. Mi arrendo, Presidente. No, lei ha detto una cosa, la vogliamo riprendere da capo, per favore? Mi dica quale? Questo, il senso dell'articolo, perché l'articolo di Costanzo non andava bene? Perché non poteva trattare l'opinione pubblica come dei burattini che attendevano la cosa da una persona che era il burattinaio. Oh, e tutto questo e non aveva nemmeno le qualità del burattinaio. A chi alludeva Costanzo? A Gelli, in modo specifico. Faceva il nome di Gelli? Certo, esatto. Tanto è vero che Gelli mi disse: tu sai perché mi contrasti in questa cosa? Perché tu hai invidia, non figuri te. E io gli dissi: senti, quando l'argomento è ridotto a questi punti, fai come ti pare. Oh, lei diceva prima, questi articoli erano la dimostrazione del controllo di Gelli sul Corriere della Sera. Esatto, e lo confermo anche oggi. Ecco, io volevo sapere come si manifestava questo controllo e che cosa era indirizzato questo controllo.
teneva sotto controllo perché vi invitava, per esempio i giornalisti del Corriere, Libella, invitava tutti gli altri e poi stava, teneva delle colazioni e delle cose con giornalisti di vario genere, facendo vedere che lui era quello che... questo era uno strumento. Sì. Il fine? Il fine non glielo so dire perché non l'ho mai capito. Cioè il fine del controllo? Perché cioè, questo controllo a che serviva? Per certi aspetti... non aveva una condotta politica specifica, era un uomo rozzo per certi aspetti, siamo noi l'abbiamo alimentata, tutti quanti, e allora? La stampa e la cosa. Beh, tanto rozzo no, se praticamente era riuscito a far scrivere a Costanzo un articolo di quel certo, genere. Certo, ma aveva in mano uno strumento, Costanzo voleva fare un giornale suo proprio che poi ha fatto e che ha portato, al quale io sono stato contrario, cioè? E che ha portato enormi perdite. Al gruppo? L'Occhio. L'Occhio. E fu fondato poi questo giornale? Fu pubblicato? Fu fondato e costò parecchio al gruppo. Al gruppo Rizzoli? Sì. Allora diceva... Dovetto lo riconoscere che io avevo ragione. Che avevano sbagliato con che avevano sbagliato e che avevano soldi buttati al vento. Però vede, non è che interessino tanto i successi o gli insuccessi editoriali. Quello che interessa maggiormente è questa manifestazione del controllo di un giornale come il Corriere della Sera e soprattutto capire come si manifesta e dove incide questo controllo. Questo io non l'ho mai condiviso, va bene? No, io volevo capire... Io sono un uomo che ha combattuto per la libertà e non accetto nessuna imposizione da chi che sia venga. Ma voglio dire, questo controllo come si manifestava? Ha bisogno d'altra acqua? Sì, avrà bisogno d'altra acqua. Per cortesia, abbiate pazienza. Se vuole sospendere me lo dica. Un attimo che lo resisto. No, basta che me lo dica. Finiamo prima di finiamo questo discorso del controllo. Benissimo. Allora, questo controllo ha detto, portava i giornalisti, li portava a cena, li portava a pranzo, poi... Questi discorsi alteravano, e l'ambiente giornalistico è molto accessivo alle prese di posizione, ai controlli delle determinate linee di potere, è tutto legato al potere. È tutto legato al potere. E quindi era logico che Gelli mirasse al potere, era logico che Calvi mirasse al potere, è chiaro? Certo, e io gliel'ho contestato. Ma ho detto uno dei maggiori finanziatori, che era lo IOR, non dicevano niente. La Banca Vaticana era quella che aveva tirato fuori i soldi, no? Insieme a Calvi. Ho capito male. Certo. Oh, visto che hanno tirato fuori i soldi, non dicevano niente. Cioè... Io tiro fuori i soldi, lei gestisce il giornale per il suo potere ed io sto zitto. Le sembra normale? No, non è normale. Hanno detto qualche cosa dal Vaticano? Non lo so. Perché dice, Gelli era massone, Calvi era massone, ma pure la Iora era massone. Non lo so, sapevano tutto loro. E gli stava bene. E guardi che i gesti non li registriamo, avvocato Ortolani, devi rispondere nel microfono. Perché la nostra... Il suo esame è registrato, se lei mi allarga sì, le braccia, certo, mi deve certo, dire sì o no. Se non sono un pupetto, lei lo comprende bene, non accetto certe cose, capisce? Perché mi hanno preso, mi hanno utilizzato e io mi sono fatto utilizzare, disgraziatamente, per certi aspetti. Però dopo gli ordini... Per quanto riguarda il Corriere della Sera, lei in quali termini è stato utilizzato? Oppure nell'affare del Corriere della Sera lei non è stato utilizzato? Non sono stato? È stato utilizzato per l'affare del Corriere della Sera? Certo, no? Perché ho condotto l'operazione al terminale di Calvi, poi Calvi ha cominciato a prenderci gusto pure lui e quindi sono successe tante cose. Cioè che lei è stato estromesso? Beh, evidentemente, in certe cose sono stato estromesso. Quindi praticamente le cose forse non andavano bene perché l'avevano mandato via. No, non mi interessava fuori. A un certo modo. Senta, una sola cosa, poi interrompiamo. Io sono contrario, scusi, sa Presidente, così questa è la chiave. Ortolani, Roberto Calvi, lei è stato in buoni rapporti, no? Sì, ero in buoni rapporti. Lei ha avuto modo di leggere le dichiarazioni che ha reso Roberto Calvi anche sulla sua persona? Quali? Ne ha fatte tante.
Allora, Umberto Ortolani si è presentato a me come portavoce del Partito Socialista Italiano. Questo è falso. Dicendo che il partito aveva difficoltà per la restituzione di debiti accumulati, eccetera. Questo eccetera, è falso, eccetera, nel modo eccetera. Più assoluto. Non abbiamo mai parlato di questa cosa. Quindi praticamente i suoi rapporti con Calvi poi non erano così idilliaci, come lei poco fa ci ha detto. Sì, erano su un piano di correttezza e di intelligenza. Ma non credo che sia correttezza affermare una cosa del genere quando non è vera. Questa è una cosa che è stata riportata dalla stampa e manovrata dalla stampa. No, guardi, questa non è una cosa riportata dalla stampa. L'ha detto questo Calvi. Questo è il verbale di esame dell'imputato Roberto Calvi, sì. Reso al pubblico ministero di Milano il 2 luglio 1981. Ha detto perfino che io avevo manovrato un certo prestito, certe cose, e poi se l'è rimangiato. E i giornalisti non hanno dato voce a questo fatto che se l'era rimangiato. C'è stata una grossa manovra avvolgente dalla stampa italiana, che era diretta e governata da giornalisti molto abili. Basti dire l'accordo che avevano fatto mentre facevano la lotta per non acquisire altre testate, avevano firmato un impegno con i Rizzoli, a nostra insaputa, da Sandini e gli altri, con Scalfari, Caracciolo. Senta, e i problemi di Calvi, i problemi del Banco Ambrosiano certamente non sono evidenti nel 1974, nel 1975, no? Esatto. Diventano... Sì, io poi parlerò nella dovuta sede di questa questione, qua me lo riservo in sede di appello. No, guardi che la sede giusta è anche questa. Sì, ma vede, io le rispondo a questo, ma però... Io voglio dire, in quel momento lei non ha la sensazione che il Banco Ambrosiano vada male? Vada? Male. No, io non l'ho avuto mai. I problemi di Calvi... Non l'ho avuto mai che andasse male il costo. A un certo punto Calvi ha dei problemi, tant'è vero che poi alla fine sarà pure arrestato. Ma guardi che ci sono una serie di equivoci sulla cosa, perché per esempio... Io voglio farle una domanda precisa, se ci riesco. I problemi finanziari e amministrativi di Calvi risalgono alla fine degli anni 70. Che cosa? Alla fine degli anni 70, sì. Calvi ha dei problemi. Calvi dice, in relazione a questa situazione, fu Ortolani che mi disse che Gelli poteva garantirgli protezione ed appoggi a livello politico, finanziario e amministrativo. Queste sono cose che ha dichiarato Calvi. In molta libertà Calvi. Ma sono vere o non sono vere? No, non gliele poteva essere. Bastava che lui aprisse gli occhi e io ho cercato di dargli anche gli occhi a Cosmo. Ma però lui camminava per la sua strada. Cioè, a un certo punto Calvi vero, ha quindi... camminato per la sua strada. Senta, non è quindi vero. Sorretto anche dalla Banca d'Italia. Non è vero quindi che lei suggerì quella linea di credito per 21 milioni di dollari a Calvi per aiutare anche il Partito Socialista Italiano, denaro che passò anche attraverso il Banco Finanziario di Montevideo. Sì, questa qui è vera l'operazione, ma falsa l'impostazione, perché che io cosa c'è di ho appoggiato senso? La cosa per i 21 milioni di dollari, perché erano 6 per la Voxon che stava boccheggiando. E allora io chiesi un'operazione particolare per me e per il gruppo della Voxon, in modo questo da non mettere in crisi la Voxon. Era denaro che usciva dal Banco Ambrosiano, però, no? Esatto. Esatto. Allora, 6 milioni per la Voxon. 6 milioni per lei e 15 milioni me li chiese come appoggio lo stesso Calvi, per fare un'altra operazione, che fu fatta. Capisci? Dalla quale Calvi, lui si impossessò del 10% della mia banca. Mi posso come condizione questa cosa qui, va bene? Calvi dice una cosa diversa. Dice una cosa diversa, ma poi dopo, signor Presidente, ci sono gli atti che parlano pure, no? Se dice una cosa diversa, però se l'è rimangiata, non solo, ma io ho pagato i 6 milioni dopo, ho rimborsato i 6 milioni, secondo, per quanto concerne l'operazione dei 15, fu messa a posto dallo stesso Calvi su mia violenta reazione. Calvi mette la situazione in un po' diversa. Dice, io come Banco Ambrosiano, attraverso anche le mie consociate, ho tirato fuori 21 milioni di dollari.
ma ne sono tornati soltanto 6. Sì, è falso questo pure. Era credo alla holding del Banco Ambrosiano o il Banco Ambrosiano Andino, non ricordo. Gli altri 15 sono perduti per la strada, per le ragioni che mi disse Ortolani. No, è falso. Cioè, scusi un attimo, bisognava anche sopperire ai debiti accumulati da un certo partito. Tanto è vero che dopo questo fatto, noti esponenti del partito mi hanno specificatamente ringraziato per quanto io ho fatto per loro. Io non ho posto mai questa pregiudiziale al signor Calvi, perché non mi interessavano la situazione del Partito Socialista Italiano. Tant'è vero che ebbi poi, sempre col Partito Socialista Italiano, una questione particolare col signor Formica. Quella la vedremo dopo. Sì. Quindi praticamente in sostanza, lei non si presentò mai come portavoce finanziario. Mai. Non si interessò mai. Mai. Quindi Calvi ogni volta che ha parlato di questo argomento ha mentito. Esatto. Certo, povero uomo non può smentire visto che certo, è morto. Certo, non può smentire perché è morto e mi dispiace che sia morto, tanto è vero che ne ho provato vivo dolore. Però ha commesso un sacco di sbagli. Senta, dopo il 74, per esempio, lei si interessò di un accordo tra il gruppo Pesenti, tra l'Italcementi e Banca Ambrosiana, no? Esatto. Accordo, se non mi sbaglio, sottoscritto all'estero. Fu sottoscritto in Svizzera. In Svizzera. E lei ne fu il garante? Esatto. Insieme a Gelli? No. Soltanto lei? Fu io e poi dopo, quando sono usciti fuori gli atti della cosa, è uscito fuori che c'era anche una firma di Gelli. Bastava che Gelli, che aveva le carte che furono consegnate a lui, mettesse sotto la sua firma e le sue cose. Dunque, fu una cosa lei, semplicemente comica e puerile. Comica. Poi io non ho fatto un accordo ho fatto un accordo che è rimasto segnato nella storia degli accordi finanziari italiani come un punto fermo molto importante, cosa che non si era che mai il sistema finanziario italiano, non c'è stato un cuccia che abbia potuto fare una cosa simile. Quindi lei lo fece di sua iniziativa o su richiesta di chi? No, io stavo in rapporti, in buoni rapporti, sono stato io che ho presentato con Pesenti, col quale bisogna parlare sempre in termini molto precisi, perché era un uomo molto preciso. Era. Quindi lei praticamente cucì questo tessuto dell'accordo un finanziario. Un tessuto molto importante per la vita finanziaria del nostro paese. Accordo al quale era assolutamente estraneo Gelli. Gelli venne all'albergo di Zurigo, il Dordorf. A che titolo? E venne lì, perché era il capo della massoneria, del venerabile della P2, allora la P2 già si chiamava P2, si chiamava. Io, sai, queste cose si voleva infilare. Altrimenti mi disse, sai, fai una cosa, facciamo in questa maniera. Dico, guarda, io ho organizzato già un incontro a colazione, dopo aver fatto già degli accordi di massima, con le cose, tanto con Calvi come con lo informai. Dice, ma tu mi devi stare a colazione, ci devo stare, anzi sarebbe opportuno che tu poi a un certo punto ti ritirassi in modo che lasci a me di fare, anche io lo guardai e rimasi molto perplesso, ma mi soccorse in quel momento e l'ingegner Pesenti. Perché? Perché l'ingegner Pesenti, passando, dice, allora stasera stiamo in colazione insieme. C'è anche lei, Gelli, ah, benissimo, allora siamo insieme, a cena. E nacque così l'incontro. Ma già era pronto l'accordo, tutto quanto. Ma il garante non era Gelli? Non era Gelli. Oh. Gelli dopo è entrato e ha detto che era garante, perché Gelli poi era entrato e aveva preso contatto con la famiglia dell'ingegner Pesenti. Io mi accorsi di questo, perché lui era abilissimo nell'entrare in tutte le cose. Ma queste annotazioni sul documento che noi abbiamo, venne fatta posteriore da Gelli o venne fatta contemporaneamente a lei, cioè le firme dei garanti? No, fu fatta, le ho già detto prima, fu fatta dopo. E lei non ne sapeva nulla? Non ne sapevo niente, l'ho scoperto, l'ho detto prima, ho detto, scoprì dagli atti della cosa che era avvenuta questa mutazione. Considerato che Pesenti sapeva che Gelli non c'era entrato, le stesse parole. Non c'era entrato niente. Considerato che Calvi sapeva non benissimo. Era capace di poter parlare di questo. Ho detto,
Visto che le parti che si erano accordate sapevano che Gelli non aveva partecipato all'accordo né che era il garante, a che pro questa sottoscrizione a posteriori? Cioè c'è uno scopo? Mantenere la sua posizione di dominio, e poi era una posizione di dominio che non potevano... Con una firma? Con una firma di un accordo che le parti hanno sottoscritto, certo, e concluso, certo, lui estraneo. Certo, certo, perché poi la firma di Gelli è stata avvenuta fuori, dopo è venuta, e quindi c'è una consecutio tempo che non è relativa. Quando è venuta fuori? Quando è venuta fuori? È venuta fuori quando è avvenuto il coso, è avvenuto la commissione dell'Anselmi. Ah, quindi non è che lui se ne servì come strumento Ma di no, lui potere, già stava dentro, già partecipava a tutte le riunioni dove partecipava, presente, allora, interferiva. Lei si è fatta un'opinione del fatto che lui abbia fatto questa firma? Come? Perché l'ha fatta, secondo lei? L'ha fatta perché a lui gli interessava di figurare con uno strumento... Ma figurare di fronte a chi? Protagonista? Ma di fronte a tutta la situazione italiana. Se non l'ha mai tirato fuori questo documento, è uscito come fuori... Fu uno dei documenti base per la grande battaglia che poi è avvenuta in Italia dei contrasti fra i grandi gruppi. Quindi lo tirò fuori prima di che fosse trovato e presentato alla Commissione parlamentare. Se ne parlava perché un'influenza oggi parla con uno, poi parla con l'altro. Non era alla base di un discorso alla base di Usceri o Senta, di cose. Era questo documento, quante copie ne vennero fatte? Due sole sono. E chi vennero consegnate? Vennero consegnate a Gelli. Tutte e due a Gelli? Tutte e due. Scusi, e io mi rammaricavo, ma a me non mi interessava. Lei era il garante, Gelli che Ma faceva. Non mi interessava, signor Presidente. No, voglio capire perché l'ha notata a Gelli. Allora, Gelli perché partecipò alla colazione, alla cena, cioè. Fu una cena. Ma gliel'ha notata perché costruisse i documenti o perché semplicemente li trasportasse? No, perché custodisse. Questa fu l'intonazione che diede lo stesso Gelli. Ecco, per questo Calvi, fu garante, Calvi è presente, garante. Gelli però a Calvi gli conveniva questo qui. Sebbene l'accordo fu di reciproca convenienza, perché in quel momento si univano grandi strumenti... Le avevo promesso di sospendere 5 minuti. Grazie. Sospendiamo molto. Adesso... No, io avevo sospetti, di tipo sudamericano. Sospetti? Di tipo sudamericano. Ah, non si fidano, non credo. Ripiegano invece in Australia. Torniamo a quella banca che poi lei è costretto a cedere al governo uruguaiano, che era per azioni, una società per azioni simile alle nostre, oppure... Sì, era una società per azioni. Una società per azioni. E le azioni da chi erano detenute? Da lei? Maggioranza erano mie. Poi dopo a un certo punto Calvi mi chiese di poter partecipare, prima aveva una modesta partecipazione, che mi chiese quando ci siamo conosciuti, e poi dopo invece in quell'occasione là dei 15, che facevo parte dei 21, mi chiese una maggiore partecipazione, che io gli diedi, perché dovevo chiudere queste cose, però... Devo dirle che così come in quel momento io dovevo tenere presente il clima che c'era in Uruguay in quel momento, ed era un clima pericoloso, tant'è vero che fu detto a me... Senta, Angelli aveva delle azioni del banco? Ne aveva in forma minima, perché mi assediava, mi ossessionava, e io invece stavo molto attenta perché era diventata già... Ma che ero entrato già in quella situazione che diffidavo. Fu un omaggio, fu un cadeau o gliele comprò? No, fu un cadeau. È un cadeau di quale importo?
niente, era una cosa minima, annullata. Tra... Una cosa minima di quale potrebbe importo? Essere, potrebbe essere il 1%, il 2%, ma nemmeno. Noi abbiamo un rapporto dell'Interpol che conferma una cosa un po' diversa. Cioè? Comunque aveva anche dei depositi, era una banca anche di deposito oppure era solo svolgeva sì, attività era finanziaria? Di deposito. Era di deposito. E Gelli aveva dei depositi? Aveva dei depositi anche cospicui. Anche cospicui. Quindi praticamente Gelli era azionista e cliente della banca. Cliente della banca. Ecco, volevo sapere, perché lei non me l'ha detto, il valore delle azioni che lei donò a Gelli. Gliele devo dire in cose, nella moneta locale. Nella moneta locale, poi moneta sai, locale era un istituto era che si chiama cambio. E era risibile. Vabbè, ci faccia ridere pure noi. Ecco, non la voglio far ridere, signor Presidente. Siamo in un argomento troppo serio. Su. Ecco, io sono delle devo dire che potevano essere, qualche centinaio di dollari. Qualche centinaio di dollari USA? USA. Qualche centinaio, cioè in sostanza Gelli andava raccattando l'elemosina, però depositava presso la stessa banca molti milioni, è così? Sì, era, e questo qui non significa, non c'era relazione fra i depositi e le azioni. Beh, non c'è relazione, ma c'è relazione tra chi è proprietario di milioni e chi accetta l'elemosina di qualche centinaio di dollari. Se avessero regalato a lei qualche centinaio di dollari all'epoca, li avrebbe accettati? Ma per partecipare dentro una cosa così, sì. Tutti partecipano per quella tutti cosa. Partecipano. Tutti partecipano. Adesso lei lo vede e quando che lei nelle ha cose che hanno fatto poi, sulla cosa lei... del governo italiano a posto... Quando lei ha venduto, non divaghi, la prego. Quando lei ha venduto al governo uruguaiano i depositi di Gelli, che fine hanno fatto? Ah, lui già aveva... risolto tutto quanto aveva, perché la vendita al governo alle... Sì, lasci perdere, aveva risolto tutto quanto, che significa? Significa che lui non gli interessava più nemmeno la partecipazione, che intanto si era annullata. E i depositi di molti i depositi milioni? Ce n'erano ancora e poi dopo lui li ha ritirati. Ecco, in quale epoca li ritirò? 1980-81, roba simile. È vero che si parlava di molti milioni? Erano non superavano i 10 milioni. Di dollari. Di dollari. Di dollari. Perché il rapporto dell'Interpol non quantifica la cifra, ma parla di molti, molti milioni di dollari. No, non si quantifica con molti e molti milioni di dollari. Bisogna dire quanti milioni. Io dicono superavano i 10 milioni di dollari. Anche lei, Mario, chi è suo figlio? Mio figlio. Anche voi avevate dei depositi presso quella banca? Sì, avevamo dei depositi minimi, diciamo così, perché noi facevamo i banchieri, non facevamo i depositanti. Però c'erano anche soldi vostri depositati? Certo, perché fra l'altro... Erano poche centinaia di dollari. Mi chiama ad una precisazione molto importante, perché... Io tutte le operazioni, questo farà parte dell'altro processo, però siccome lei mi porta su quella, io le rispondo. Io ho mandato, ho fatto fare tutte le operazioni dal Banco Finanziario. Perché? Perché prima avevo una convenienza, perché le operazioni che passavano lì venivano pagate, primo. Secondo, poi il lustro della banca, e la banca aveva un movimento, ed è l'unica banca in Uruguay che non è fallita. E che è stata rilevata da un grande gruppo olandese per volontà dei generali uruguaiani, eh? Perché quando mi chiamò mio figlio, dice, mi hanno detto che io non vedo la famiglia, dico che il discorso è finito. Senta, firma quello che vuoi, però metti la condizione di un peso. Avvocato Ortolani, vorrei ritornare un attimo all'accordo di Zurigo, sì, tra il gruppo Pesenti, tra Calvi e Pesenti, sì, diciamo. Il Roberto Calvi, interrogato dal giudice istruttore di Milano il 16 giugno 1981, racconta nuovamente questa storia e dice poi alla fine che l'accordo stipulato a Zurigo tra me e il gruppo Pesenti venne patrocinato da Gelli e da Ortolani. Cioè
Calvi non parla di un Gerli che si intrufola e poi stranamente perché è stato partecipe alla cena alle due copie dell'accordo, parla di un patrocinio di Gerli. Questa è una dichiarazione a posteriori e non è una dichiarazione reale e corretta. Certo. Prima che fossero accaduti i fatti non l'avrebbe potuta fare, a meno che non fosse un indovino. L'ha fatta dopo, è chiaro. Però questo ha detto. E lui potrà dire quello che gli pare. Quindi non è esatto. Ecco, non è quello esatto. Che voglio dire. Non è esatto, l'ho costruita tutta io. L'ho costruita. Quello che voglio sapere da lei è se Calvi in questo momento non dice la verità. E non dice la verità. Perché non il patrocinio, io ho parlato con Calvi e l'ho portato su una linea corretta. L'ho portato. Lei si ricorda che ci fu poi un problema. Poi Gerli non si intendeva di niente di queste operazioni. Andava a nozze quando sentiva parlare di soldi, punto e basta. Tant'è vero che a quel punto già era passata la sacralità massonica, era un rapporto fra uomini e basta. Non invocava più né l'uno né l'altro la massoneria o d'altro. Senta, e quel discorso, anche questo già l'ha detto, non è vero. Ortolani mi disse che Gerli poteva garantire protezioni e appoggi a livello politico, finanziario e amministrativo quando Calvi comincia ad avere dei problemi con l'autorità giudiziaria milanese per la questione della esportazione di valuta. Io ho preso posizione in quel momento lì e misi il dito sulla Banca d'Italia. L'ho messo il dito per due volte e non mi hanno mai ascoltato, nessuno, né magistrati né politici. Però in questo caso... Anche in questo caso Calvi non dice quindi la verità, in sostanza, come non la dice sul fatto che lei era portavoce finanziario del Partito Socialista. Non sono stato mai a tutti noto questo. Tant'è vero che quando ci fu l'episodio dell'Enni Petromi io uscii tranquillamente, sebbene fu tutta un'operazione giornalistica, di impianto giornalistico. Perché vede, Calvi... I giornali italiani possono fare quello che gli pare in Italia. Sì, sì, ma io non sto parlando dei giornali italiani, sto parlando di Calvi. Calvi, nel febbraio del 1982, parla ancora, questa volta con il giudice istruttore di Roma, nella veste di imputato, e si presenta spontaneamente al giudice istruttore di Roma e riferisce la storia ormai nota, arcinota, del suo passaporto. Del passaporto di chi? Di Calvi. Del sì. Suo passaporto di Calvi. Sì, questo sì. È Calvi che parla. Sì. Facendo riferimento a quello che ha già dichiarato e che le ho contestato nel luglio dell'81, circa le presentazioni che lei avrebbe fatto, nel senso di dire guarda che Gerli ti può garantire appoggi, eccetera, Calvi si riferisce ai propri problemi giudiziari a Milano e dice sì, io alla fine ho permesso che Gerli si occupasse delle mie vicende giudiziarie. Io a ciò mi indussi ed ho ceduto su pressanti richieste di Ortolani e non certo per il timore di ricevere un ingiusto danno. Io non ho fatto mai pressioni a Calvi sulle questioni del passaporto. Io ho saputo dopo tutto quello che è avvenuto sui passaporti. Qua c'è qualche cosa che va oltre il passaporto. Cioè è la questione del primo processo per esportazione di valuta, che poi si sdoppia e diventerà il processo per la truffa della compagnia di assicurazione Savoia, nella quale credo lei sia stato anche imputato. No, io non ci sono entrato per niente, poi alla fine hanno riconosciuto che io non c'entravo niente. Vabbè, era imputato e l'hanno assolto, prosciolto. L'hanno prosciolto. Però... Sì, mi hanno prosciolto. Vabbè, però voglio dire, cominciò come faceva parte imputato. Di tutta una letteratura. Ecco, in relazione a questi fatti ed in relazione ad un intervento di Gerli presso Calvi per ottenere protezione dall'autorità giudiziaria milanese, facendo riferimento a questo, e questa è materia del nostro processo, perché abbiamo dei capi di accusa molto precisi, che non riguardano lei, ovviamente, Calvi dichiara al giudice istruttore, mi sono indotto a cedere alle pressanti richieste di Umberto Ortolani. Per che cosa? Per consentire che Gerli si interessasse dei Ma suoi per carità, signor Presidente,
questo è tutto un lavorio di Gelli con altri personaggi. No, vedi Zilletti e vedi gli altri. Queste sono dichiarazioni di Calvi. E sono dichiarazioni di Calvi, ma sono dichiarazioni di uno che si arrampava a destra e a sinistra. Guardi che nel febbraio 82 Gelli è latitante, non sta in Italia. Questo è Calvi che parla. Io non ero latitante. Sì, ma Gelli sì. E quello che parla è Calvi. È stato sempre latitante e ha avuto tante protezioni. Finché non l'hanno arrestato. L'hanno arrestato, se non mi sbaglio. Sì, l'arrestarono e poi dopo, comunque adesso c'è la protezione delle autorità svizzere. Adesso sta in Italia, quindi. Sta in Italia e circa in Italia, scorta, viene ricevuto dalle personalità, viene a destra, a sinistra. C'ha la scorta della polizia italiana. Adesso. Sì, sì, c'ha la scorta già della polizia italiana. Quindi quello che disse Calvi nell'82 non risponde a verità, ma era un gran bugiardo sto Calvi. Calvi, ogni volta che parla di lei è un bugiardo. Sì, è stato un bugiardo e mi è dispiaciuto questa cosa qui. La cosa che mi è dispiaciuta di Calvi, perché io sono stato profondamente leale con Calvi. Vediamo di capire. Lui non lo è stato con me. Con tutto quello che ha raccontato. Senta, vediamo di capire perché Calvi, nella condizione in cui si trova alla fine dell'81 e alla fine e al principio dell'82, quando ormai le liste di Castiglione Fibocchi sono state pubblicate, quando ormai la questione del suo passaporto è venuta a galla, quando ormai i suoi problemi sono tanti, lui passa un sacco di tempo a prendersela con lei. Però a me non mi viene notificato. Sì, io vorrei capire se lei sa per quale motivo Calvi ce l'avesse tanto con lei. Perché io a un certo punto non mi sono visto più con Calvi. Quindi se io non mi vedo non più condividevo con lei, le sue impostazioni. Quando è che lei cessi i rapporti con Calvi? Nell'81. Nell'81. Prima o dopo il sequestro di Castiglione Fibocchi? Prima? Prima o dopo il sequestro di Castiglione Fibocchi? Prima, no? Prima. Quindi nei primi, il sequestro di Castiglione Fibocchi è marzo 81, quindi. Sa tutta la storia, un giorno si parlerà anche della storia del sequestro. E perché non era d'accordo con Calvi tanto da interrompere un rapporto? Credo che sia stato lucroso anche per lei, sì, no? Sì, certamente. Ecco. Certamente. Quindi devono essere ma state cose i rapporti molto nascono, gravi. Nascono e si interrompono. Si interrompono per tanti motivi. E perché lei interrompe il rapporto con Calvi? Non mi interessava più. Perché non le interessava? Perché dicevano un sacco di fesserie. Me ne può dire una? Una. Lui diceva per esempio. SS-308. Ha precedenti penali? No. È sposato? Sì. Ha figlioli? Sì. Ha bene di fortuna? Il lavoro, ho avuto molti incarichi nella mia vita. Non nulla spiegazione, è un sì o un no. Sì. Sì. È a conoscenza di capi di accusa che la riguardano? Sì, ho letto attentamente i capi d'accusa. Lei per legge ha facoltà di astenersi da rispondere alle domande della Corte. Deve dichiarare se intende rispondere oppure no. Sì. Può astenersi. Io intende rispondere. Desidero rispondere. Va bene. Lei è uno degli imputati del capo di imputazione numero uno, cioè praticamente cospirazione politica mediante associazione con tutte quante le precisazioni che lo stesso capo di accusa comporta e quindi articoli 283, 289 eccetera. In relazione a questa accusa lei si protesta innocente o ammette di essere responsabile? Sono innocente. C'è? Va bene. No, lascia detto quando vi. Quale professione esercita o ha esercitato? Io sono stato prima avvocato armatoriale, cioè ero nel settore delle navi, della navigazione. Poi sono stato uomo di finanza, ho avuto molti incarichi, ho chiuso la mia attività in Italia come presidente dell'INCIS, Istituto Nazionale Casa Impiegati dello Stato. In quale periodo?
dal 1959 al 1973. E dopo questo anno quali altri incarichi ha ricoperto, se li ha ricoperti? Non ho ricoperto incarichi pubblici, salvo di due cose. Uno, ero membro del Comitato Nazionale dell'Emigrazione, una cosa dello Stato che riguarda l'emigrazione, perché sono particolarmente competente e addentro ai problemi dell'emigrazione. E poi come presidente della Federazione della Stampa Italiana all'Estero. Per quanto riguarda attività di natura privata nel campo finanziario, di che cosa si è interessato? Sono finanziere, mi sono occupato, ero proprietario di banche in America del Sud, che ho perduto poi per tutte le vicende passate. Quali banche? Il Banco Prima e il Banco Finanziero Sudamericano, con sede a Montevideo e poi in Brasile, e poi la Banca Continental in Argentina. Lei diceva che le ha perdute entrambe? Tutte quanto ho perduto. Per quale motivo? Prima, in forza di tutta la situazione, che con tutta la campagna di stampa che ne derivò, e poi anche perché, secondo le leggi che erano in vigore in quel momento, io ero soggetto a un determinato clima, che era quello dei militari. Che... Quando lei dice perdute, intende vendute, cedute, oppure... Vendetti la prima, perché mi telefonò mio figlio e mi disse: sono stato chiamato dal ministro degli interni dell'Uruguay, e che mi ha detto che era strettamente necessario che noi cedessimo la banca. Se io volevo rivedere la mia famiglia dentro la sera, dovevo accettare o no questa cosa. Questo in quale anno è accaduto? È accaduto nel 1900, credo, 1900, sarei dato adesso, nel 1970, no, nel 1981, 82. 81 o 82? Beh, questo non glielo saprei proprio dire, perché io nell'81 lasciai. Avvocato Ortolani, ecco, facciamo un punto di riferimento. Sì. Sequestro di Castiglione Fibocchi, lista della P2, 17 marzo 81. Sì. L'episodio della vendita della Dopo. Banca è successivo? È successivo, o successivo. Ecco, successivo di molto? Beh, quasi immediatamente, quasi. Perché una cosa seguì l'altra con molta celerità. E il Banco Finanziario di Montevideo, lei aveva degli uffici a Roma? Sì, sì, avevo la rappresentanza a Roma ed ero io il rappresentante. Dove? A Roma. Sì, l'indirizzo qual era? Era via Condotti 9. Via Condotti 9. Lei in quale epoca conosce Licio Gelli? Scusi, Presidente, come? Quando ha conosciuto Licio Gelli? L'ho conosciuto nel 1973. In quale occasione? Io cercai di conoscere questo signore perché mi fu consigliato di prenderci contatto, perché era l'unica persona che aveva influenza su Pecorelli. Io ero minacciato continuamente dal Pecorelli, che mi dava evidentemente molti fastidi, non solamente in Italia ma soprattutto all'estero. E poi uscì un articolo dell'OP nel quale si diceva che se gli argentini volevano ritrovare la pace dovevano risolvere il problema di Santoro, che era il nome adesso non mi esce esatto, il direttore generale della Fiat, Peccei, il presidente della Fiat, nonché del club culturale internazionale, e Ortolani. Perché erano levati di questi tre personaggi dalla scena politica, molte cose si sarebbero risolte. Bisogna tenere presente che in quel momento in Argentina c'era un particolare clima con i guerriglieri e con la situazione politica del paese. E lei che c'entrava in tutta questa storia? Come? Che c'entrava in tutta questa storia lei? Perché io ero... In quel momento ero presidente degli italiani dell'Argentina, io ero presidente della sì, Casa ho capito, il contenuto dell'attacco portato dall'osservatorio politico di Pecorelli
nei suoi confronti che tipo di consistenza aveva? Niente, era, lui minacciava a me, ma soprattutto più che a me, i miei figli che lavoravano in quei paesi. Minacciava in che termini? Pecorelli, dico. Pecorelli segnalava, ricattava, faceva tutte le cose, no, più terribili. Lei dice a un certo punto subisce degli attacchi da Pecorelli. Sì, tant'è vero che poi... Io volevo sapere che tipo di attacchi fossero. Giornalistici. Se la prendevano con lei per quali ragioni? Perché io ero uno che secondo Pecorelli mi promettevo nelle situazioni politiche, ma soprattutto nelle situazioni giornalistiche italiane. Ma a lei che cosa dava fastidio in modo particolare di ciò che veniva pubblicato fastidio da Pecorelli? Soprattutto il problema che potevano essere, in quel momento c'era un clima particolare, come ho detto prima, per il quale potevano essere minacciati la vita stessa dei miei figli. Perché disse eliminate queste tre persone e fu eliminato il direttore generale della Fiat. Fu ucciso, Fiat prese il suo presidente Peccei, lo mandò a prendere con un aereo speciale e lo portò in Italia. Sì, e io rimasi questo isolato. Questo va bene, ma è lei che c'entrava in tutto questo? C'entravo come presidente della Federazione della Stampa Italiana Estero, come proprietario del giornale degli italiani in Argentina, il Corriere degli Italiani. C'entravo perché avevo degli organi finanziari ed economici con i quali, secondo il Pecorelli, potevo influire su certe situazioni. E queste situazioni venivano messe all'ordine del giorno dei guerriglieri dell'Argentina. Quindi lei, di fronte a questi attacchi di Pecorelli, che cosa fa? Cerco una strada per vedere un po' di ragionare. Dove la cerca la strada? In Italia. Dove? E mi fu detto, c'è un uomo solo che può influire su... Da chi le fu detto? Eh? Da chi le fu detto? Mi fu detto da amici, da tante altre persone. Cerchiamo di Io nel campo della stampa ero qualcuno in quel momento. Io vorrei, signor Presidente, scusi, domando se è stato letto attentamente tutto il mio curriculum. Allora si capisce subito perché Pecorelli mi aggrediva. Per questo motivo, perché evidentemente io avevo un'influenza. Oh, chi è che la informa che Pecorelli, che Gelli è l'unico in grado di agire? Questo era ben noto in tutti gli ambienti giornalistici. E quindi io, siccome nel giornalismo sono stato anche un protagonista, allora mi avvertirono, mi fecero eccetera eccetera. Io evidentemente a me non mi interessava di rischiare la vita, ma mi interessava la vita dei miei figli e dei miei nipoti. Cioè, lei praticamente mi sta dicendo che non è stata una persona o più persone identificate o identificabili a dirle del potere di Gelli, ma che questo potere di Gelli su Pecorelli era noto in tutto il mondo giornalistico italiano. È questo che sta dicendo? Sì. Non le sembra un po' eccessivo? Ma forse è diventato più eccessivo dopo. Allora lei che Perché cosa ha fatto? Intorno a questa persona si è creato una cosa favolosa. Andiamo per ordine. Che cosa ha fatto? Cosa ho fatto? Ho preso contatto con Gelli. E che cosa gli ha detto? Io ho detto, sai, ho questa persona, mi dicono che lei ha possibilità di influire con questa persona, io vorrei un po' parlare con lei e vedere come si deve fare per interrompere questa azione stupida e pericolosa. E Gelli che cosa risponde? Gelli mi rispose in una maniera enigmatica, e mi disse, sa, io... Devo studiarmi la situazione, e poi dopo le farò sapere una risposta. Questo fu il primo colloquio che avvenne proprio a Via Veneto, nel a Roma, 73. Nel 73. E allora io aspettai da lui, come lui mi promise, una telefonata. Infatti lui mi telefonò dopo pochi giorni da Arezzo e mi diede un appuntamento. Io andai all'appuntamento e ci vedemmo prima da Donei. A Roma o Arezzo? A Roma da Donei. Da Donei. Poi? Scusi Presidente, posso chiedere una cosa? Sì. Posso avere dell'acqua da bere perché mi si secca? Non lo so. Avvocato Breve? Sì, adesso facciamo. Adesso proveniamo. Grazie. Dunque, cominciò a parlare, mi fece molte domande, capì che lui si era abbondantemente informato su di me, ma lui era già informato, perché da quello che poi ho capito in seguito, lui aveva molto interesse a incontrare me e a parlare con me.
interesse che poi dopo io ho capito nel tempo ed ho capito più che altro nell'ultimo tempo, disgraziatamente. E allora mi disse, dice, sai, io per interessarmi di lei pongo una condizione. Lei mi ha contattato per questo motivo. Io sono il maestro venerabile della massoneria. Non mi disse della P2. No. Nel 73 le disse, io sono il maestro venerabile. Uno dei maestri venerabili e governo una loggia particolare. Cioè si presentò, mi scusi, come maestro venerabile? Sì. Nel 73, perché non lo era nel 73, lo diventò nel 75. Io entrai in queste cognizioni dopo, in quel momento era questo. E allora mi dice, sa, però dice, una condizione è che lei dovrebbe un po' accettare certe condizioni che io le farò. Non me le disse subito. Dopo 4-5 giorni mi ritelefonò. Ci siamo veduti ancora, questa volta non più al Donei, ma ad Eccelsior. A Eccelsior mi dice, sa, lei dovrebbe far parte di uno dei circoli che noi governiamo, come infatti fu, io non entrai in massoneria, io non ho niente contro la massoneria, non avevo niente contro la massoneria, salvo una conoscenza storica, culturale, che non mi sollecitava ad entrare in massoneria, anche perché io ero fermamente e sono fermamente cattolico praticante. Lei sa che è iscritto nella lista della P2 con il numero 494, vero? Sì, l'ho saputo dopo quando sono usciti i cosi, come si chiama, gli elenchi. Grazie. Quindi lei dice, appoggi pure lì, se sta più comodo. Grazie. Lei dice in sostanza che non si parlò di una loggia, si parlò genericamente di massoneria e lei non accettò. No, io non è che non accettai, mi riservai di dare una risposta. E quando l'ha data poi questa risposta? La risposta l'ho data poi il giorno esattamente, permette che io... Sì, ma interessa che tipo di risposta ha detto? Che io avrei aderito a questo, sarei entrato in questo circolo. Infatti mi diedero poi una tesserina che era un circolo culturale. Ecco, scusi, sa. Dunque, questo avveniva verso il 3 gennaio, io alle 10:30 della mattina, alle 9:30 ricevetti la telefonata del 73, ricevetti la telefonata di Gelli. Il 4 gennaio Gelli mi telefonò da Arezzo per darmi un appuntamento a Roma, perché dovevo conoscere delle altre persone e capii che era per entrare in questo circolo. A quel momento io mi posi un problema di carattere morale. E allora, per la vita e per la morte, di fronte alla mia famiglia e di fronte alla Santa Sede, perché dico Santa Sede? Perché io in quel momento ero membro della famiglia pontificia, come gentiluomo di Sua Santità. Allora scrissi una lettera che depositai al notaio calabrese a Via della Mercede il 4 maggio. Io ho fatto riferimento in un interrogatorio ultimo a Roma anche al giudice che mi interrogava, pregando di prendere questa, di ritirare questa lettera che è giacente da anni lì dal notaio. Il magistrato non ne ha fatto. Avvocato Ortolani, volevo sapere la sua risposta, quale fu? Quale fu? No, a che cosa? Alla richiesta di aderire alla massoneria. Fu sì, ma con molte riserve interne mie. Lei disse sì. Sì. E poi dopo lungo l'iter,
Avvennero altri fatti, avvennero. Sì, no, un momento. Lei disse al giudice istruttore di Roma nell'89 che venne iniziato in via Cosenza. Esatto, ed ecco, sto venendo a questo. Se lei consente, io fui, poi ebbi l'appuntamento per il giorno 4 maggio alle ore 13 in via Cosenza 7. Trovai dei signori, il dottor Salvini, che era il gran maestro della massoneria in quel momento lì, così mi fui presentato a lui in questa maniera. C'era il Gelli, c'era un generale che conobbi allora, Rossetti, e generale De Santis. Queste erano le persone che parteciparono a questa cerimonia. C'era anche un'altra persona. Lei disse Gelli più quattro persone. Lei ha detto De Santis, Salvini e Rossetti. Rossetti e De Santis. E ce ne manca uno. E non me lo ricordo. Chi era? Scusa. Ah, non lo so. Ah, io non me lo ricordo. Lei disse al giudice istruttore, era presente Gelli e altre quattro persone. Quattro. I nomi che ha detto lei sono tre. Sono quattro intanto. No, quattro con Gelli. Comunque non ha molta importanza. Chi è che la iniziò la massoneria? Salvini. Quindi quando lei vide la cerimonia di iniziazione, non essendo uno sciocco, capì che poi non era un circolo culturale. Ma io pensavo che che questo fosse uno delle cose, delle istituzioni che loro davano e facevano entrare. Cioè la cerimonia di iniziazione massonica viene confusa da lei con adesione ad un circolo culturale. Ma io, avvocato Ortolani, come non sono uno sciocco, scusi, lei ha detto prima chi era e anche ha detto che si era informato e sapeva che cosa fosse la massoneria. O no? Quello che era la massoneria, mi consenta, io sono anche professore di storia e filosofia e quindi queste cose culturalmente le conosco. Molto. Però in quel momento mi scusi un attimo. Mi si presentarono come un circolo culturale. Mi scusi un attimo. È notorio per chi legga anche un libercolo, non un libro di storia sulla massoneria, che da sempre la massoneria, le varie logge, si sono presentate con il nome di circoli culturali di storia contemporanea, di storia antica, sempre così. Esatto. Qui lei arriva ad una iniziazione massonica in un circolo cosiddetto culturale e mi dice che in sostanza non ha aderito alla massoneria ma ha aderito ad un circolo culturale. No, io questo non lo dico. Io dico che in quel momento accettai le condizioni che mi poneva Gelli, aderì a questa cosa e sapevo che era una manifestazione, un organo della massoneria. Che era una loggia? Una loggia della massoneria. Le dissero questo il nome della loggia? Non lo respingo assolutamente. Le dissero il nome della loggia? Sarebbe molto ingenuo da parte mia. Il nome della loggia? No. Non le fu detto il nome della loggia? No, mi dietro dopo alcuni giorni un tesserino. Senta, all'epoca lei ha conosciuto l'onorevole Carenini? Mi fu presentato molto tempo dopo da Gelli. Perché, cioè lei dice che in sostanza Gelli le ha presentato Carenini? No, assolutamente. No, allora me lo spieghi. Io sono stato presentato da Gelli a Carenini, in modo assoluto. Oh, e Carenini ha detto il contrario. E soprattutto colloca questa conoscenza almeno tre anni prima, 1970-1971. Senta, molta gente colloca tutto quello che vuole perché evidentemente io ero un personaggio nella storia politica del nostro paese, conoscevo tanta gente e conoscevo quindi anche Carenini Pottassi. A proposito di questa questione che era un uomo eccetera eccetera, un uomo nella sua posizione, con i rapporti che aveva con la stampa per la sua particolare funzione, tant'è vero che raccoglie immediatamente la voce che circola in tutta la stampa italiana, che Gelli è l'unico che può influire su Pecorelli, dico, un uomo della sua posizione ha bisogno di rivolgersi a Gelli per contattare Pecorelli?
Sa Pecorelli era, chi l'ha conosciuto sa che cos'era. Era un uomo... Ma lei lo conosceva? No. Io, lui chiese di parlarmi un giorno. E non sarebbe stato più opportuno parlare direttamente con lui, piuttosto che andare a cercare un Gelli? No, non era il caso, perché era un uomo il quale era sua dente, era tutto quello, e poi si infilava con delle piccole minacce a livello molto basso. Io accettai di riceverlo un giorno, quando ero presidente dell'Incis. Lui chiese di vedermi, e lì fu forse un incidente che mi costò caro, perché da allora cominciarono gli attacchi in una certa maniera. Cioè, io gli diedi l'appuntamento all'Incis, avvisai il mio capo della segreteria: guardi, quando viene questo signore me lo introducete, e poi mi chiamate a me, mi dite che sta lì. Io sono stato... Senta, avvocato, quando conobbe Mario Foligni? Mario Foligni l'ho conosciuto molto tempo dopo. Molto tempo dopo, e l'ho conosciuto in una strana maniera, perché diceva che era il capo di un partito e poi vantava delle grosse conoscenze. Io in quel momento concorrevo alla presidenza dell'ICLE, l'Istituto di Credito del Lavoro all'Estero, anche perché era in linea con le mie conoscenze dell'emigrazione, e mi si presentò come l'uomo che aveva accesso a dei ministri e cose, e che voleva portare la mia candidatura, voleva portarla a buon esito, cosa che poi so proprio perché sono abbastanza dentro le cose, capì che non era, quest'uomo non era l'uomo più adatto per fare queste cose. Sa, è un mondo particolare quello dei politici e dei portaborse, capisci? Però Foligni si interessò della sua questione. Sì, si interessò, ma si interessò molto male. In quale anno? E credo che fu di lì nel 1974-75. Diciamo 75. Beh, insomma, sai, io... Ci sono, no, dico 75 perché ci sono le intercettazioni delle telefonate. Sì, lei, sì, non solo, ma mi intercettavano il telefono e mi portavano. Chiedo scusa un momentino. Antonio. Quando vuole interrompere lo dica. E ci fu un curioso episodio. Che un giorno Gelli... No, scusi un attimo. Poi dopo ritorniamo su questo argomento. C'è addirittura una telefonata in cui lei manifesta tutta la sua amarezza per la mancata nomina a presidente di questo istituto. Dell'ICLE. E Foligni le risponde: avvocato, stia tranquillo, che con le buone e con le cattive ci riusciremo. Sa, non mi ricordo esattamente la cosa, ma io in quell'epoca ebbi fra l'altro un intervento di Gelli in un'altra maniera. Cioè, Gelli, per sullo farmi vedere la sua importanza, la sua manicatura, la sua, che conosceva tutti quanti, mi portò un giorno un foglio dove era riprodotto tutto l'intercettazione, nel quale io... parlavo di un ministro in termini non molto corretti, cosa di cui poi mi sono molto addolorato, perché era una degnissima persona. Come mai questo particolare non mi sembra l'abbia mai detto? A chi? Ai giudici che l'hanno interrogata. Non mi hanno interrogato, non mi hanno detto, non mi hanno chiesto in merito all'intercettazione. Nessuno mi ha mai parlato di intercettazioni nelle varie fasi dove io sono stato interrogato. È la prima volta qui. E allora Gelli, ritorni, vediamo. Allora, per farsi vedere che lui era potente, io capii queste cose qua, non sono un ingenuo, capito? Stetti al gioco, capito? Poi dopo incontrai il Foligni in un'altra maniera. Incontrai Foligni, fu invitato ad una colazione. No, mi scusi un attimo. Gelli le fa vedere la pagina di un'intercettazione, di una telefonata tra lei e Foligni. Sì. È quella in cui parlate del ministro Colombo? Esatto. Quindi lei Foligni già la conosceva? Ma lo conoscevo, come mi ha detto anche lei. Cioè, così, che è un uomo che si voleva far mettere in mostra, capo di un cosiddetto di un partito, di una cosa che girava dappertutto, tant'è vero che mi fu detto che era un uomo che aveva intrature reali. Punto e basta. Io poi stavo in seguito, perché anche io avevo le intrature. Stava in questo rapporto, diciamo, di punto e basta... Lei era una persona praticamente sconosciuta,
fa quelle considerazioni al telefono su un ministro della Repubblica e parla di fotografie pornografiche, perché questo è il testo del discorso di quella telefonata. Sì, parla anche, lo rimettiamo a posto, non lo disse lei. Va bene. Dico, lei fa questi discorsi con una persona che non conosce? Ma sa che cos'è? Sono in momenti di eccitazione, bisogna mettersi nell'ambiente politico italiano per dire questi ed altri discorsi. Sì, questi ed altri discorsi. Non si è molto tenero. Sono d'accordo con lei, ma con uno sconosciuto? No, non era uno sconosciuto già. Sapevo che era raccomandato anche da ambienti, diciamo così, parareligiosi. Sapeva che, per esempio, Foligni era in contatto con Pecorelli? No, questo qui no. Ha visto che lei era abbonata a UPI? Come? Era abbonata a UPI? Lei? Ma sa che la storia dell'UPI è... Era abbonato, sì o sì, no? Sì, mi abbonai, mi fecero sottoscrivere una cosa. Dice, intanto sottoscrivi questo qui. Io la sottoscrissi come... E organizzazione per chi? Sapere quello che diceva, sì, perché lui toccava tutte le organizzazioni possibili e immaginabili, dava fastidio a tutti. Non c'è mica niente di male a fare l'abbonamento a un giornale. No, ma non per quello. Chi è che le fece fare l'abbonamento? Sembra quasi che l'hanno costretta. Come? Sembra quasi che l'abbiano costretta, da come lo dice. Mi fecero fare. Sì, sì. Chi è che l'ha costretto? Non me lo ricordo. Sa tutti quanti quelli che stavamo un po', emergenti, avevano queste pressioni. Erano tutti. Dell'entourage di Gelli, dell'entourage di Foligni o di altri gruppi? No, altri gruppi. Altri gruppi. Che facevano capo a chi? Ma sa, le segreterie dei partiti, questa era la cosa. Quest'uomo aveva un'influenza. Dalla segreteria di un partito, e vista qual era la sua posizione, mi ha fatto ripensare che fosse la Democrazia Cristiana, le viene la pressione perché lei si abboni a UPI. Non proprio una pressione, sa, abbonati alla cosa. Tanto più mi dissero pure la cifra, 500.000 lire. Sa, io 500.000 era lire... Era dalla segreteria della Democrazia Cristiana, questo ci sta dicendo. No, non le sto dicendo questo, Presidente. Allora, quale partito era? Io? Io ero... Quale segreteria? La segreteria di quale partito le disse? Non fu la segreteria di nessun partito. Allora chi? Furono personaggi del partito, punto e basta. Di quale? La segreteria partito? Del partito è un'altra cosa. Di quale partito? Del Partito Democristiano e anche socialista. Vabbè. Ritorniamo un attimo a Gelli. Lei ha saputo già che... Il Presidente del Consiglio ha nominato un altro Presidente al suo posto. Quando Gelli le fa vedere l'intercettazione, oppure la mancata nomina è successiva? È successiva, perché fu nominato provvisoriamente il segretario del Ministro Colombo, consigliere della Corte dei Conti. Quindi lei praticamente si è rivolto anche a Gelli per avere questa Presidenza? No. Allora Gelli che ne perché sapeva? Perché non ce la volevo fare entrare, perché poi non sapevo che se aveva importanza o meno. Quindi Gelli dice un'iniziativa che se ne non esce era fuori. Ancora il clima che vedeva Gelli potente in tutti i settori. E quindi se ne esce fuori Gelli con un foglio, uno solo o più fogli? Uno solo. Uno solo. E c'era quella parte di quella telefonata, esatto, sull'onorevole Colombo. Esatto. E lei disse, come fai ad averla? Chi è stato? Aveva tutto. Vabbè, lasci perdere il tutto, poi vedremo anche il tutto. Cominciamo però dal poco, no? Come aveva il tutto, c'era in questo tutto c'era questa parte. Ma lei quando vede questa registrazione di telefonata non si meraviglia, non chiede spiegazioni? Gli ho chiesto, ma come l'hai avuta? Ecco. E la risposta qual è? Tutte le mattine o il mattinale era quello che ricevevano il Presidente del Consiglio e le altre persone. Capito? Ma sa che cos'è? L'ha presi pure anche come una cosa di Gelli che era abituato a far vedere che era in tutte le cose era potente. Se aveva il mattinale del Presidente del Consiglio. Ma sa che cos'è? Signor Presidente, lei mi insegna, io stavo ai più alti gradi della cosa della burocrazia statale, nel senso cioè che sapevo come vengono queste cose. Io il consiglio di amministrazione che io presidevo era così composito che interferiva su tutto l'apparato statale. Senta, si ricorda come si presentava il foglio con la trascrizione della registrazione? Era scritto a mano? Era scritto a macchina? Era scritto a macchina. In quale veste?
un foglio bianco normale. Su quale intestazione? Senza intestazione. Senza firme, senza intestazione? Senza firme, senza niente. E lei riconobbe il testo della telefonata? Sì. E poi di questo ne parlaste ancora oppure rimase lì il discorso? No, tagliai il discorso. Ma non le sembrò che forse quell'altra era la strada migliore per la Presidenza piuttosto che Mario Foligni, considerato che le presentano il testo di un'intercettazione telefonica sul suo apparecchio o sull'apparecchio di Foligni? Sa, non sono andato a sindacare, a vedere tutte queste cose. Io non sono andato assolutamente. L'ho visto come una cosa che si aveva, come si avevano i fogli dell'OP, come si avevano i fogli delle altre agenzie. Sa, io vengo da una grande agenzia. Non si irritò per il fatto che le sue telefonate fossero intercettate? No, era normale. Signor Presidente, era normale in tutta l'Italia. Non saremmo oggi a questo dove siamo se non fosse stato questo clima particolare che ha permesso tante cose. Allora, ricominciamo un attimo dalla storia del 73. Quindi il primo appoggio di Gelli, la prima iniziazione in via Cosenza, in quel momento non conosce ancora Mario Foligni. No. Che cosa fa Gelli per interrompere la persecuzione, le minacce di OP? Credo che non abbia fatto niente, che era un discorso che era già aperto fra lui e cosa. Io di questo me ne sono accorto molto, in modo, diciamo così, abbastanza chiaro. Ma d'altronde il gioco era quello e al gioco bisognava stare. Lei faccia conto. Sa che si faceva in quell'epoca lì, signor Presidente. Basta che un altro, un direttore generale, un presidente di un altro ente riceveva l'OP, addirittura ti mandavano, ci scambiavamo le foto, cosa che io sul mio onore non ho mai fatto. Si scambiavano le fotostatiche, delle cose. Hai visto quello che è uscito su di te? Hai visto quello che si parla di così? Era una cosa ripugnante. Io non l'ho mai accettata. Ritorniamo ai motivi per i quali lei crede che Gelli non abbia fatto nulla nei confronti di OP. In base a che cosa? Perché le minacce di OP continuarono? Continuavano, non certo più con quella virulenza che lui faceva, con queste piccole cose di carattere, io le chiamavo allora. Quindi, piccole annotazioni liceali. Un effetto ci fu? Un certo effetto ci fu, probabilmente. Allora, perché lei dice... Poi, dopo ci fu il mio contatto fisico con il signore, con quel signore. Sì, ma prima di arrivare a quel signore, poi vedremo chi è, perché lei ha detto prima, io credo che non abbia fatto nulla, se poi in realtà gli attacchi di OP cessarono, o comunque diventarono... No, non cessarono, diventarono molto più diluiti. Vabbè, certamente ormai non minacciavano più la vita dei suoi figli, no? Beh, sa, questo qui... Scusi, sa, signor Presidente, ci ho posto molta attenzione, non ne ho mai parlato perché basta parlarne per creare subito un interesse sulle cose. Io già avevo avuto un figlio sequestrato e quindi chi ha vissuto questo clima sa come stanno queste cose. Nel 73, in che anno fu? Nel 73. Sì, ma non mi ha detto perché lei credeva che Gelli non avesse fatto nulla. In base a che cosa? La mia conoscenza di Gelli era ancora allo stato così. Sì, le sto chiedendo, perché lei in quel momento crede che Gelli non abbia fatto nulla? Non c'erano cose specifiche. Cioè? Non c'erano constatazioni, documenti, niente. Ma io vidi che continuava in un modo più, diciamo così, più banale. Quindi, in sostanza, lei aveva pagato un prezzo per una merce che non le era stata consegnata. Esatto. E non disse nulla? No, dissi che quando lui chiese di parlarmi, io lo ricevetti. Però siccome quando lo ricevetti, io entrai nella mia stanza, lui già era stato fatto entrare, lui mi stese la mano e io non risposi con la mia mano. Allora lui dice, ma com'è allora? E dissi, no, dice, allora ci mettiamo a sedere. E si dicono... signore, io a sedere non mi ci metto, rimango in piedi e quindi deve rimanere in piedi pure lei.
Allora questo qui dice allora se questo è il clima, dico questo, dice, ma allora perché ha accettato il mio incontro, l'incontro con me? Ho accettato l'incontro con lei per vedere com'è fatta la faccia di un ricattatore. Detto questo, chiamai... Lei sta parlando di Pecorelli? Sì, di Pecorelli. E chiamai il mio capo segreteria e dissi, accompagni il signore alle scale, non all'ascensore. E lo buttai fuori, lo feci buttare fuori. Io non capisco perché questo non l'abbia fatto prima. Cioè, perché lei si è andato a finire ad iniziarsi alla massoneria seguendo una strada? Certo, è una domanda che mi potrei porre oggi. E io infatti gliela pongo oggi. Perché un uomo della Era sua posizione clima. Non prese contatto diretto con Pecorelli? Era un clima particolare in Italia, si cominciava già a fare... Era un gioco... Veramente... Ma sa, queste sono parole molto generiche. Senta, io non posso dirle che fatti generici, salvo che alle domande che lei mi porrà io rispondo con fatti precisi. Infatti la domanda è precisa, perché lei non si è rivolto direttamente a Gerli? Io non le sto parlando di altri, non le sto parlando di situazioni generiche. Io mi sono rivolto a Gerli perché mi avevano detto che era la strada più idonea per cercare di far interrompere questa azione da questo... Visto che praticamente lei... ha notato che gli attacchi di OP erano, non dico cessati, ma comunque erano meno virulenti, perché sceglie quel momento per parlare con Pecorelli? Avrebbe potuto sceglierlo prima. Quando ho visto che non portava a niente, poi dopo io parlai con Gerli di questo argomento, e dissi a Gerli, ma che importanza avete voi con il coso con il signor Pecorelli? A me non mi interessa di E quale fu la risposta? Ma sai, è un uomo strano, è un uomo sul quale bisogna andare molto cauti, anche noi dobbiamo stare attenti, tutta questa fu la risposta, il che per me il discorso si fu troncato. Allora, in quel momento io penso che lei avrebbe potuto dire, allora io, gentiluomo della famiglia Vaticana, ho quello che è, me ne è arrivato dalla massoneria, perché è rimasto? Questa è una domanda... Sì, una domanda logica, ma è, scusi, sa, Presidente, non se la prenda lei. No, io non me la prendo. Lei è abituata a queste cose, no? Io non era una domanda da porre in questi termini, per quale motivo? Perché bisognava vivere in quel clima particolare per il quale tutto era equivoco, tutto quanto se bisognava accettare o non accettare. Mi scusi, Avvocato Ortolani, se fosse possibile dare risposte precise a domande precise. Cioè, il riferimento generico al clima, lei l'ha fatto già 4-5 volte. Io vorrei sapere le sue ragioni, non quelle dell'Italia in generale, le sue ragioni per le quali lei è rimasto in massoneria. Io sono rimasto in massoneria per la cosa originaria, cioè dovevo seguire attentamente quello che questi signori tramavano continuamente. Chi in modo sono? Da... Che no, scusi, quando dice questi signori bisogna che mi dice chi sono, perché sennò non lo capisco. Dice, io sono rimasto in massoneria perché questi signori tramavano. Ecco, diamo il nome a questi signori. Il nome, uno solo basta, cioè? Quello lì di Pecorelli. Quello lì anche che Gerli io non pensavo che tramasse perché avevo chiesto l'aiuto a lui. Dopo nella fine di questa cosa, evidentemente anche tutta l'azione di Gerli mi rimase molto, molto strana. Cioè, lei sapeva che Pecorelli era massone? Sì. Quando in modo preciso da Gerli. Quando? Quando io gli parlai di Pecorelli. Oh, lei rimane in massoneria per controllare questa gente, no? Che stava tramando. Però qualche piccolo affare l'ha fatto anche lei, o no? Come no? Come no? Io rimasi mentre precipuamente con Gerli. Perché iniziamo un rapporto di affari nel quale si era innestato poi dopo il Calvi, va bene? Dopo che facemmo... Calvi arriva qualche anno dopo, direi. 74. Cioè lei rimane con Gerli per fare gli affari. Ma io non avevo bisogno poi di... Gerli aveva bisogno di me. Era una cosa reciproca, era. Evidentemente io vedevo che Gerli entrava dappertutto, aveva il codazzo dappertutto e l'ho avuto fino alla fine enorme.
per il quale io ho detto anche a delle personalità, ma questa è una storia che sta sovvertendo tutto quanto, siete voi che state pompando Gelli, state creando l'uomo Gelli, state creando il potere di Gelli. Io mi sono messo anche contro molta gente per questo fatto qui. Ma in quel momento Gelli, qui saltiamo di epoche anche, Gelli controllava la stampa, controllava, perché era entrato in possesso dei canali per i giornali più importanti. Cioè? Il Corriere della Sera. A quale epoca risale questa operazione? All'operazione risale alla fine degli anni 70, quando già era entrato in ballo Calvi, tutta la gente. Poi era una lotta di tutti i giornali, lei avrà saputo della lotta. Senta, anche che faceva Scalfari con Caracciolo. L'operazione di Calvi rispetto al Corriere della Sera è la stessa portata avanti da Gelli, oppure Calvi lavorava per conto suo? Lei a un certo punto ha dichiarato: io mi attivai per acquisire la testata del Corriere della Sera per Calvi. Esatto. Per Calvi. Esatto. Il quale, anche la presenza di Gelli, mi disse di agire per conto del Vaticano. No. Il 27 settembre 1989. Guardi, io non mi attivo, le cose si fanno, le posposizioni di parole e di cose. Io adesso mi permetto di dare a lei il quadro esatto della situazione. Cioè, ad un certo momento c'era la crisi della Rizzoli. Io ebbi contatti con... Scusi, le interrompo. Gradirei, quando lei dice a un certo momento, che nei limiti del possibile mi indicasse precisamente l'epoca. 1974 e 1975 sono gli anni, diciamo, vabbè, così, di questa allora. Cosa. E venne da me, io presi contatto, venne lui a prendere contatto con me, Andrea Rizzoli, erede di Angelo Rizzoli. Io ero molto amico di Angelo Rizzoli, il vecchio, conoscevo da anni tutti quanti. E mi viene a dire la situazione che stava passando tutto il gruppo, cioè erano carichi di debiti e si avvicinava la data nella quale dovevano versare la quota che era pattuita con gli Agnelli. Questa è la situazione fotografica. Io mi feci questo discorso lo riportai a Calvi e Andrea Rizzoli mi ha parlato di questo, è disposto anche a esaminare delle diverse combinazioni. Calvi ascoltò, Calvi era un uomo molto complesso, ascoltava, era molto silenzioso, molto diffidente, e poi mi disse: va bene, poi ti faccio sapere quello che io penso di questo argomento. Quando mi telefonò perché mi voleva parlare in merito, mi disse queste testuali parole. Io ho parlato, lui aveva i rapporti con lo IOR, aveva. E lui, dica lui, la prego, dica il nome e il cognome, lui chi è? Calvi. Dica Calvi. Calvi aveva, ora Calvi mi disse, la cosa può interessarmi, perché io ne ho parlato. A chi di dovere? Io gli dissi: a chi di dovere? Ne ho parlato nelle sfere dello IOR. Mi è stato detto che la cosa può interessare, ma però a me mi interessa prendere un'acquisizione, prendere una quota. Quindi vedi un po', parla con Andrea e vedi un po' se la cosa può essere di reciproco interesse. Io ne parlai prima che entrassero in scena gli Angelo Rizzoli Junior e i Tassandin, ne parlai ad Andrea e ne parlai a Calvi. Questa è la prima cosa di impostazione del Corriere della Sera. Poi un giorno mi telefona, di lì a pochi giorni, mi telefona Calvi, mi dice: senti, io ti dovrei parlare in merito a quella questione del Corriere della Sera.
Mi disse, sai, io sono disposto a entrare senz'altro a prendere il 20%. Dice, quindi fammi prendere contatto con loro in modo che vediamo quello che si può fare. Ecco, è nato così il rapporto di Calvi col Corriere della Sera. È nato. E anche il mio. Però io ho, mentre avevo poi non un controllo, ma una certa, come posso dire, avevo una influenza, ma un'influenza così per questi contatti che avevo, capito? Si subentrarono poi altre persone che si infilarono in mezzo, e queste altre persone sono tutte quelle del gruppo Rizzoli, del gruppo, e poi dovevano pagare la quota Tagnelli, la quota Tagnelli fu pagata con chi i soldi. Chi erano le altre persone? Rizzoli, Tassandin, questo era il gruppo più allora importante. Pagarono le quote da Tagnelli Come? Pagarono la quota, Calvi mise a disposizione la somma che erano 23 miliardi per rilevare la quota del Corriere della Sera. Con questo fatto evidentemente il Corriere della Sera era entrato in una sfera di controllo. Io non ho esercitato mai questo controllo, che poi è stato assunto e riassunto da Gelli. In quale modo? In quale modo? Beh, sapendo che Gelli, siccome Gelli e Calvi si vedevano, e poi ci vedevamo anche, e volevano entrare, Gelli aveva interesse a far vedere che era lui che controllava tutto. Infatti lui prese contatto con i vari giornalisti di Bella. Io non ho preso mai contatto con i giornalisti del Corriere della Sera, capisci? Né con gli altri giornali. Il denaro, chi l'aveva tirato fuori? L'aveva tirato fuori, uscì da un ufficio finanziario che era all'atere dello IOR, che era l'ufficio di un agente di cambio, di cui adesso mi sfugge il nome, ma però è molto... Oh, e per costoro chi agiva in sede di controllo di quel giornale? Cioè, chi rappresentava coloro che avevano pagato? Loro che avevano pagato? Chi rappresentava le persone che avevano pagato? Calvi. No, oh, Gelli che c'entrava? Gelli era entrava dappertutto. Sì, a parte che entrava e usciva dappertutto, ma che c'entrava? Cioè, io per esercitare un controllo... Perché in quel momento era... Calvi già era entrato in massoneria. E allora? E allora quindi era un legame molto stretto, perché il legame creato da Gelli creare le affiliazioni era molto complesso e allo stesso tempo molto semplice, perché quando si facevano le iniziazioni, colui che faceva le iniziazioni diceva sempre, da questo momento, dopo fatto il giuramento, dice, tu dovrai, fratello, dovrai rispondere a Gelli, dovrai rispondere. Quindi in sostanza Calvi, visto questo legame massonico, faceva quello che voleva Gelli. Esatto, per certi aspetti sì. Considerato che lei aveva lo stesso legame massonico, anche lei faceva quello che voleva Gelli. Beh, io non mi sono mai, non ho mai approfondito la mia azione con Gelli, mi interessava dell'uomo Gelli solamente. No, voglio dire, perché quel legame ha funzionato con Calvi e non con lei? Sa, talvolta si convocava, per esempio, il Tassandin, diceva, ma io il Tassandin non lo voglio vedere. Perché io... Questo è Gelli che parla. No, parla Coso, parla Calvi. Ma io, sai, Coso, Angelo Rizzoli non lo voglio vedere. E poi lo vedevano segretamente, sia lui come Gelli, e dicevano anche, però di questo sa, non parliamo a Umberto, non parliamo a Coso, perché io ero quello che cercavo di mettere le cose in un modo corretto, in un modo, diciamo così, senza provocare guai. Ma a ognuno gli piaceva di parlare col direttore del Corriere della Sera, far vedere, tant'è vero che poi uscirono quei disgraziati articoli sul burattinaio. Vorrei dati un po' più concreti sul controllo di Gelli, sul controllo che Gelli aveva sul Corriere della Sera. Beh, lui riceveva i capi del Corriere della Sera, parlava con loro e sì, ma voglio dire, io me ne accorgevo. In virtù di quale potere?
visto che Calvi o la Banca Vaticana hanno tirato fuori le quote, il denaro, 23 miliardi per il Corriere della Sera, erano loro che potevano fare la voce grossa, non Gelli. Perché Gelli la faceva? In base a che cosa? Tramite Calvi. Perché Calvi aveva il legame massonico con Gelli. E perché Calvi aveva il legame esatto e concreto con gli organi che presiedevano all'operazione finanziaria. Ma questa è un'idea sua o lei l'ha avuta la constatazione di fatto? La constatazione di fatto l'ho avuta. Quando? Quando, dopo che era avvenuta l'operazione del Corriere della Sera. Cioè? Quando cominciarono a scrivere i primi articoli che furono voluti da Gelli in una certa maniera. Oh, che ne sapeva lei che erano voluti da Gelli in una certa maniera? Perché il punto è sempre... Perché? No, senta, per noi è molto naturale questo. Certo, nell'esame... Che cos'è molto naturale? Che di questi contatti che avvenivano in questa maniera, perché eravamo tutti Lei amici. Ha detto, appaiono degli articoli che sono ispirati da Gelli. Io le chiedo, in base a che cosa lei ha stabilito che quegli articoli fossero stati ispirati da Gelli? Mi sembra che la domanda è precisa. Sì, e io le rispondo in modo più preciso, perché io quando apparvero quegli articoli dissi a Gelli, ma che cos'è questa storia? Specialmente quello della cosa, quello della... Apparvero due articoli che a me diedero fastidio dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista della tenuta corretta di una cosa. E che cosa prima fa? L'articolo che apparve sul signor Fiat, che fu voluto da Tassandin e... Cioè, era un attacco agli Agnelli. Era un attacco agli Agnelli. E a lei non andò bene. A me non andò bene. Cioè, non era buono l'articolo... No, mi scusi, l'articolo non era buono per quale ragione? Perché non andava bene a lei oppure perché obiettivamente... Obiettivamente. Cioè? Obiettivamente su un piano generale. Era una presa di posizione che dava fastidio a molti ambienti, non fastidio per... Nella sostanza delle cose era un articolo che non si doveva fare. Perché? Poi c'era una... No, aspetti, mi spieghi perché? Voglio capire. Perché io sono io stavo in un contesto anche politico e di coscienza, e sotto questo profilo io mi sono regolato. Quindi praticamente lei dice che siccome la Fiat non condividevo questo... stavano da questa parte della barricata, l'attacco non doveva essere... C'era una lotta per dei comunisti per mantenere il controllo del Corriere della Sera. C'era una lotta di altre entità che volevano delle altre cose. Io in questo... Non mi ci sono voluto mettere. Non l'ho condiviso. Quindi lei non condivide l'attacco alla Fiat perché... Ma non condivido l'attacco alla Fiat, perché con la Fiat avevo molti motivi per non... Ma desideravo che fosse portato in modo intelligente, su un piano intelligente, su un piano culturale diverso. Di fronte anche a tutte... Non perché gli Agnelli erano dei nostri, tra virgolette. Erano? Dei nostri, in termini di western. Cioè, io non ho capito perché le dà fastidio l'attacco agli Agnelli. A me dell'attacco agli Agnelli, se dovessi dire così specificatamente, non mi interessava niente, perché era un italiano e a un certo punto seguiva le cose in questa maniera. Però, mi interessava perché noi si controllava un organo che influiva sull'opinione pubblica. Noi si controllava un organo, noi. Lei ha detto noi. Certo, la massoneria controllava un organo... No, lei ha detto non la massoneria, lei ha detto noi controllavamo. Allora dico la massoneria. E allora vado avanti, la massoneria... Beh, noi pure lei era massone, quindi... Certo. Stava nella stessa loggia di Calvi e di Gelli. Non è la stessa logica. Loggia. Loggia, sì, ma non è almeno la stessa logica. Io agivo in un'altra maniera, su un piano... non dico superiore perché mi interessava niente. Mi vuole spiegare perché non l'ho capito. Perché lei ha detto mi davano fastidio due articoli del Corriere della Sera. Sì, uno fu quello. Io voglio capire perché un attacco alla Fiat le dava fastidio. Lei ha detto ma personalmente non mi importava niente. E allora perché le dava fastidio? Perché in quel momento questi attacchi... E partivano da un grande giornale nazionale, cioè? Corriere della Sera. E allora? E questo contribuiva e ci si univano altri giornali nei quali a un certo punto era un popurrì che danneggiava l'opinione pubblica, la formazione della
l'opinione pubblica. Perché l'attacco era ingiusto o perché gli agnelli non si toccavano? In un certo senso era giusto, in un altro senso non era giusto, perché in un certo senso colpiva un settore che nessuno osava colpire, quando invece andava discusso un problema agnelli. Non è stato mai discusso, anche oggi non viene discusso. Oh, quando lei si lamenta con Gelli di questo articolo, Gelli che cosa risponde? Gelli aveva scritto, aveva voluto un articolo per lui particolare, e io su questo qui dissi: ma perché hai fatto scritto quell'articolo lì sul burattinaio? No, vediamo la Fiat, poi passiamo al burattinaio. E no, sono conseguenze, sono uno come l'altro. Cioè, della Fiat lei non parla di questo no, articolo? No, in quel momento lì io gli parlai anche di questo qui. No, il secondo articolo riguarda il burattinaio, ce lo vuole spiegare un po' per favore? Sì, io gli dissi: questo non è una cosa, perché alla fine tu fai passare per burattini tutti quanti, e tu li tieni tutti quanti. Qual era il contenuto di questo articolo? Che il Gelli poteva manovrare tutta la gente perché no, era l'articolo lui... non è che l'articolo del Corriere della Sera c'era scritto io Gelli sono il burattinaio, no? Che c'era scritto? C'è l'articolo un lo articolo, fece Costanzo. Un articolo di fondo che la colpisce in maniera particolare a firma Maurizio Costanzo. Sì, esatto. Non è un articolo di fondo, un articolo di terza pagina. Articolo di terza pagina. Qual è il contenuto di questo il articolo? Il contenuto era questo qui. Che c'era in Italia qualcuno che poteva regolare determinati rapporti perché vedeva chiaro in tutte le situazioni italiane e quindi le regolava. Io dissi: questo qui è arbitrario. No, mi scusi, avvocato Ortolano, abbia pazienza, io non ho la finezza politica che ha lei. No, queste cose io non le capisco, me le vuole spiegare per favore? Perché per me è un discorso senza senso. Mi dica il senso del discorso che ha fatto. Io non l'ho capito. Mi arrendo, Presidente. No, lei ha detto una cosa, la vogliamo riprendere da capo, per favore? Mi dica quale? Questo, il senso dell'articolo, perché l'articolo di Costanzo non andava bene? Perché non poteva trattare l'opinione pubblica come dei burattini che attendevano la cosa da una persona che era il burattinaio. Oh, e tutto questo e non aveva nemmeno le qualità del burattinaio. A chi alludeva Costanzo? A Gelli, in modo specifico. Faceva il nome di Gelli? Certo, esatto. Tanto è vero che Gelli mi disse: tu sai perché mi contrasti in questa cosa? Perché tu hai invidia, non figuri te. E io gli dissi: senti, quando l'argomento è ridotto a questi punti, fai come ti pare. Oh, lei diceva prima, questi articoli erano la dimostrazione del controllo di Gelli sul Corriere della Sera. Esatto, e lo confermo anche oggi. Ecco, io volevo sapere come si manifestava questo controllo e che cosa era indirizzato questo controllo. Teneva sotto controllo perché vi invitava, per esempio i giornalisti del Corriere, Di Bella, invitava tutti gli altri e poi stava e teneva delle colazioni e delle cose con giornalisti di vario genere, facendo vedere che lui era quello che... questo era uno strumento. Sì. Il fine? Il fine non glielo so dire perché non l'ho mai capito. Cioè il fine del controllo? Perché cioè, questo controllo a che serviva? Per certi aspetti... E non aveva una condotta politica specifica, era un uomo rozzo per certi aspetti. Siamo noi l'abbiamo alimentata, tutti quanti. E allora? La stampa e la cosa. Beh, tanto rozzo no, se praticamente era riuscito a far scrivere a Costanzo un articolo di quel certo, genere. Certo, ma aveva in mano uno strumento. Costanzo voleva fare un giornale suo proprio, che poi ha fatto e che ha portato, che, al quale io sono stato contrario, cioè? E che ha portato enormi perdite al gruppo. L'Occhio. L'Occhio. E fu fondato poi questo giornale? Fu pubblicato? Fu fondato e costò parecchio al gruppo. Al gruppo Rizzoli? Sì. Allora diceva... Dovettero riconoscere che io avevo ragione. Che avevano sbagliato. Che avevano sbagliato e che avevano soldi buttati al vento. Però vede, non è che interessino tanto i successi o gli insuccessi editoriali. Quello che interessa maggiormente è questa manifestazione del controllo di un giornale come il Corriere della Sera e soprattutto capire come si manifesta e dove incide questo controllo. Questo io non l'ho mai condiviso, va bene? No, io volevo capire... Io sono un uomo che ha combattuto per la libertà e non accetto nessuna imposizione da chi che sia venga.
voglio dire, questo controllo come si manifestava? Ha bisogno d'altra acqua? Sì, avrà bisogno d'altra acqua. Per cortesia, abbiate pazienza. Se vuole sospendere me lo dica. Un attimo che lo resisto. No, se, no, basta che me lo dica. Sospendiamo, sì, no, finiamo prima di finiamo questo discorso del controllo. Benissimo. Allora, questo controllo ha detto, portava i giornalisti, li portava a cena, li portava a pranzo, poi... Questi discorsi alteravano, e l'ambiente giornalistico è molto accessivo alle prese di posizione, ai controlli delle determinate linee di potere, è tutto, tutto legato al potere. È tutto legato al potere. E quindi era logico che Gelli mirasse al potere, era logico che Calvi mirasse al potere, è chiaro? Certo, e io gliel'ho contestato. Ma ho detto uno dei maggiori finanziatori, che era lo IOR, non dicevano niente. La Banca Vaticana era quella che aveva tirato fuori i soldi, no? Insieme a Calvi. Ho capito male. Certo. Oh, visto che hanno tirato fuori i soldi, non dicevano niente. Cioè... Io tiro fuori i soldi, lei gestisce il giornale per il suo potere ed io sto zitto. Le sembra normale? No, non è normale. Hanno detto qualche cosa dal Vaticano? Non lo so. Perché dice, Gelli era massone, Calvi era massone, ma pure la Iora era massone. Non lo so, sapevano tutto loro. E gli stava bene. E guardi che i gesti non li registriamo, avvocato Ortolani, devi rispondere nel microfono. Perché la nostra... Il suo esame è registrato, se lei mi allarga sì, le braccia, certo, mi deve dire sì o no. Non sono un pupetto, lei lo comprende bene, sono, io non accetto certe cose, non accetto, capisce? Perché mi hanno preso, mi hanno utilizzato e io mi sono fatto utilizzare, disgraziatamente, per certi aspetti. Però dopo gli ordini... Per quanto riguarda il Corriere della Sera, lei in quali termini è stato utilizzato? Oppure nell'affare del Corriere della Sera lei non è stato utilizzato? Non sono stato? È stato utilizzato per l'affare del Corriere della Sera? Certo, no? Perché ho condotto l'operazione al terminale di Calvi, poi Calvi ha cominciato a prenderci gusto pure lui e quindi sono successe tante cose. Cioè che lei è stato estromesso? Beh, evidentemente, in certe cose sono stato estromesso. Quindi praticamente le cose forse non andavano bene perché l'avevano mandato via. No, non mi interessava a un certo modo. Senta, una sola cosa, poi interrompiamo. Io sono contrario, scusi, sa Presidente, così questa è la chiave. Ortolani. Roberto Calvi, lei è stato in buoni rapporti, no? Sì, ero in buoni rapporti. Lei ha avuto modo di leggere le dichiarazioni che ha reso Roberto Calvi anche sulla sua persona? Quali? Ne ha fatte tante. Allora... Umberto Ortolani si è presentato a me come portavoce del Partito Socialista Italiano. Questo è falso. Dicendo che il partito aveva difficoltà per la restituzione di debiti accumulati, eccetera. Questo eccetera, è falso, eccetera, nel modo eccetera. Più assoluto. Non abbiamo mai parlato di questa cosa. Quindi praticamente i suoi rapporti con Calvi poi non erano così idilliaci, come lei poco fa ci ha detto. Sì, erano su un piano di correttezza e di intelligenza. Ma non credo che sia correttezza affermare una cosa del genere quando non è vera. Questa è una cosa che è stata riportata dalla stampa e manovrata dalla stampa. No, guardi, questa non è una cosa riportata dalla stampa. L'ha detto Calvi. Questo è il verbale di esame dell'imputato Roberto Calvi, reso al pubblico ministero di Milano il 2 luglio 1981. Ha detto perfino che io avevo manovrato un certo prestito, certe cose, e poi se l'è rimangiato. E i giornalisti non hanno dato voce a questo fatto che se l'era rimangiato. C'è stata una grossa manovra... avvolgente della stampa italiana, che era diretta e governata da giornalisti molto abili. Basta dire l'accordo che avevano fatto mentre facevano la lotta per non acquisire altre testate, avevano firmato un impegno con i Rizzoli, a nostra insaputa, da Sandini e gli altri, con Scalfari, Caracciolo. Senta, e i problemi di Calvi, i problemi del Banco Ambrosiano certamente non sono evidenti nel 1974, nel 1975, no? Esatto. Diventano. Penso sì, io poi parlerò
nella dovuta sede di questa questione, qua me lo riservo in sede di appello. No, guardi che la sede giusta è anche questa. Sì, sì, ma vede, io le rispondo a questo, ma però io voglio dire, in quel momento lei non ha la sensazione che il Banco Ambrosiano vada male? Vada? Male. No, io non ho avuto mai. I problemi di Calvi... Non ho avuto mai che andasse male il Corriere, il costo. Beh, a un certo punto Calvi ha dei problemi, tanto è vero che poi alla fine sarà pure arrestato. Ma guardi che ci sono una serie di equivoci sulla cosa, perché per esempio... Se Senta, per concludere... io voglio farle una domanda precisa, se ci riesco. I problemi finanziari e amministrativi di Calvi risalgono alla fine degli anni 70. Che cosa? Alla fine degli anni 70, sì. Calvi ha dei problemi. Non Calvi dice, in relazione a questa situazione, fu Ortolani che mi disse che Gelli poteva garantirgli protezione ed appoggi a livello politico, finanziario e amministrativo. Guardi, queste sono cose che ha dichiarato Calvi. In molta libertà Calvi. Ma sono vere o non sono vere? No, non gliele poteva, bastava che lui aprisse gli occhi e io ho cercato di dargli anche gli occhi a Cosmo, ma però lui camminava per la sua strada, cioè, a un certo punto Calvi vero, ha quindi... camminato per la sua strada. Senta, non è quindi vero? Sorretto anche dalla Banca d'Italia. Non è vero quindi che lei suggerì quella linea di credito per 21 milioni di dollari a Calvi per aiutare anche il Partito Socialista Italiano? Denaro che passò anche attraverso il Banco Finanziario di Montevideo. Sì, questa qui è vera l'operazione, ma falsa l'impostazione. Perché che io cosa c'è di ho falso? Appoggiato la cosa per i 21 milioni di dollari, perché erano 6 per la Voxon che stava boccheggiando. Stava. E allora io dissi, chiesi un'operazione particolare per me e per il gruppo della Voxon. In modo questo da non mettere in crisi era denaro che usciva dal Banco Ambrosiano, però, no? Esatto. 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 Allora, 6 milioni per la Voxon. 6 milioni per lei e 15 milioni me li chiese come appoggio lo stesso Calvi per fare un'altra operazione che fu fatta. Dalla quale Calvi, lui si impossessò del 10% della mia banca. Mi posso come condizione questa cosa qui. Va bene? Calvi dice una cosa diversa. E beh, dice una cosa diversa, ma poi dopo, signor Presidente, ci sono gli atti che parlano pure, no? Se dice una cosa diversa, però se l'è rimangiata, non solo, ma io ho pagato i 6 milioni dopo, ho rimborsato i 6 milioni, secondo, per quanto concerne l'operazione dei 15, fu messa a posto dallo stesso Calvi su mia violenta reazione. Calvi mette la situazione in... un po' diversa, dice, io come Banco Ambrosiano, attraverso anche le mie consociate, ho tirato fuori 21 milioni di dollari, ma ne sono tornati soltanto 6. Sì, è falso questo pure, era perché ne sono tornati 15 pure. Alla holding del Banco Ambrosiano, il Banco Ambrosiano Andino, non ricordo. Gli altri 15 sono perduti per la strada, per le ragioni che mi disse Ortolani. No, è falso. Cioè, scusi un attimo. Bisognava anche sopperire ai debiti accumulati da un certo partito. Tanto è vero che dopo questo fatto, noti esponenti del partito mi hanno specificatamente ringraziato per quanto io ho fatto per loro. Io non ho posto mai questa pregiudiziale al signor Calvi, perché non mi interessavano la situazione del Partito Socialista Italiano. Tant'è vero che ebbi poi, sempre col Partito Socialista Italiano, una questione particolare col signor Formica. Quella la vedremo dopo. Sì. Quindi praticamente sono in sostanza, lei non si presentò mai come portavoce finanziario. Mai. Non si interessò mai. Mai. Quindi Calvi, ogni volta che ha parlato di questo argomento, ha mentito. Esatto. Certo, povero uomo non può smentire, visto che certo, è morto. Certo, non può smentire perché è morto. E mi dispiace che sia morto, tant'è vero che ne ho provato vivo dolore. Però ha commesso un sacco di sbagli. Senta, dopo il 74, per esempio, lei si interessò di un accordo tra il gruppo Pesenti, tra l'Italcementi e il Banco Ambrosiano, no? Esatto. Accordo, se non mi sbaglio, sottoscritto all'estero. Fu sottoscritto in Svizzera. In Svizzera. E lei ne fu il garante? Esatto. Insieme a Gelli? No,
Soltanto lei? Fu io, e poi dopo, quando sono usciti fuori gli atti della cosa, è uscito fuori che c'era anche una firma di Gelli. Bastava che Gelli, che aveva le carte che furono consegnate a lui, mettesse sotto la sua firma e le sue cose. Dunque, fu una cosa lei... semplicemente comica e puerile. Comica? Poi io non ho fatto un accordo ho fatto un accordo che è rimasto segnato nella storia degli accordi finanziari italiani come un punto fermo molto importante, cosa che non si era che mai il sistema finanziario italiano, non c'è stato un cuccia che abbia potuto fare una cosa simile. Quindi lei lo fece di sua iniziativa o su richiesta di chi? No, io stavo in rapporti, in buoni rapporti, sono stato io che ho presentato... Con Pesenti. Col quale bisogna parlare sempre in termini molto precisi, perché era un uomo molto preciso. Era. Quindi lei praticamente cucì questo tessuto dell'accordo un finanziario... Un tessuto molto importante per la vita finanziaria del nostro paese. Accordo al quale era assolutamente estraneo Gelli. Gelli venne a cosa? Venne all'albergo di Zurigo, il Dordorf. A che titolo? E venne lì, perché era il capo della massoneria, del venerabile della P2, allora la P2 già si chiamava P2, si chiamava. Io, sai, queste cose si voleva infilare. Altrimenti mi disse, sai, fai una cosa, facciamo in questa maniera. Tu fai, dico, guarda, io ho organizzato già un incontro a colazione, dopo aver fatto già degli accordi di massima, con le cose, tanto con Calvi come con... lo informai. Dice, ma tu mi devi stare a colazione, ci devo stare, anzi sarebbe opportuno che tu poi a un certo punto ti ritirassi in modo che lasci a me di fare, anche io lo guardai e rimasi molto perplesso, ma mi soccorse in quel momento l'ingegner Pesenti. Perché? Perché l'ingegner Pesenti passando dice, allora stasera stiamo in colazione insieme, c'è anche lei Gelli, va benissimo, allora siamo a cena. E nacque così l'incontro. Ma già era pronto l'accordo, tutto quanto. Ma il garante non era Gelli? Non era Gelli. Oh. Gelli dopo è entrato e ha detto che era garante, perché Gelli poi era entrato e aveva preso contatto con la famiglia dell'ingegnere Pesenti. Io mi accorsi di questo, Perché lui era abilissimo nell'entrare in tutte le cose. Ma queste annotazioni sul documento che noi abbiamo... Venne fatta posteriore da Gelli o venne fatta contemporaneamente a lei, cioè le firme dei garanti? No, fu fatta, le ho già detto prima, fu fatta dopo. E lei non ne sapeva non nulla? Non ne sapevo niente, l'ho scoperto, l'ho detto prima, scoprì dagli atti della cosa che era avvenuta questa mutazione. Considerato che Pesenti sapeva che Gelli non c'era entrato... Ha ripetuto le stesse parole. Non c'era entrato niente. Considerato che Calvi sapeva non benissimo... Non era capace di poter parlare di questo problema. Visto che le parti che si erano accordate sapevano che Gelli non aveva partecipato all'accordo né che era il garante, a che pro questa sottoscrizione a posteriori? Cioè c'è uno scopo? A mantenere la sua posizione di dominio, e poi era una posizione di dominio che non potevano... Con una firma? Con una firma di un accordo che le parti hanno sottoscritto, certo, e concluso, certo, lui è strano. Certo, perché poi la firma di Gelli è stata venuta fuori dopo, è venuta, e quindi c'è una consecutio tempo che non è relativa. Quando è venuta fuori? Quando è venuta fuori? È venuta fuori quando è avvenuto il coso, è avvenuto la commissione dell'Anselmi. Ah, quindi non è che lui se ne servì come strumento ma di no, lui potere, già stava dentro, già partecipava a tutte le riunioni dove partecipava, interferiva. Lei si è fatta un'opinione del fatto che lui abbia fatto questa firma? Come? Perché l'ha fatta, secondo lei? L'ha fatta perché a lui gli interessava di figurare con uno strumento... Ma figurare di fronte a chi? Protagonista? Ma di fronte a tutta la situazione italiana. Se non l'ha mai tirato fuori questo documento, è uscito come fuori... Fu uno dei documenti base per la grande battaglia che poi è avvenuta in Italia dei contrasti fra i grandi gruppi. Quindi lo tirò fuori prima di che fosse trovato e presentato alla Commissione parlamentare. Ma se ne parlava perché un'influenza oggi parla con uno, poi parla con l'altro. Non era alla base di un
un discorso alla base di usceri o di cose. Era questo, alla base... questo documento, quante copie ne vennero fatte? Due sole sono. E chi vennero consegnate? Vennero consegnate a Gelli. Tutte e due a Gelli? Tutte e due. Scusi, e io mi rammaricavo, ma a me non mi interessava. Lei era il garante, Gelli che ma faceva. Non mi interessava, signor Presidente. No, voglio capire perché l'hanno data a Gelli. L'hanno data a Gelli perché partecipò alla colazione, alla cena, cioè. Fu una cena. Ma gliel'hanno data perché custodisse i documenti o perché semplicemente li trasportasse? No, perché custodisse. Questa fu l'intonazione che diede lo stesso Gelli. Ecco, per questo Calvi, fu garante, Calvi garante. Gelli però gli, a Calvi gli conveniva questo qui. Sebbene l'accordo fu di reciproca convenienza, perché in quel momento si univano grandi promesso, strumenti. Le avevo promesso di sospendere 5 minuti. Grazie. Sospendiamo molto. Adesso. No, io avevo sospetti, di tipo sudamericano. Sospetti? Di tipo sudamericano. Ah, non si fidano, non credo. Ripiegano invece in Australia. Torniamo a quella banca che poi lei è costretto a cedere al governo uruguaiano, che era per azioni, una società per azioni simile alle nostre, oppure... Sì, 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 era una società per azioni. Una società per azioni. E le azioni da chi erano detenute? Da lei? Erano, maggioranza erano mie. Poi dopo a un certo punto Calvi mi chiese di poter partecipare, prima aveva una modesta partecipazione, che mi chiese quando ci siamo conosciuti, e poi dopo invece in quell'occasione là dei 15, che facevo parte dei 21, mi chiese una maggiore partecipazione, che io gli diedi, perché? Perché dovevo chiudere queste cose, però... Devo dirle che così come in quel momento io dovevo tenere presente il clima che c'era in Uruguay in quel momento, ed era un clima pericoloso, tant'è vero che fu detto a me... Senta, Angelli aveva delle azioni del banco? Ne aveva in forma minima, perché mi assediava, mi ossessionava, e io invece stavo molto attenta, perché era diventata già, in quella situazione che diffidavo. Fu un omaggio, fu un cadeau o gliele comprò? No, fu un cadeau. È un cadeau di quale importo? Niente, era una cosa minima, annullata. Una cosa minima di quale importo? Potrebbe essere l'1%, il 2%, ma nemmeno. Noi abbiamo un rapporto dell'Interpol che conferma una cosa un po' diversa. Cioè? Comunque aveva anche dei depositi, era una banca anche di deposito oppure era solo svolgeva sì, attività era di depositi, E Gelli aveva dei depositi? Aveva dei depositi anche cospicui. Quindi praticamente Gelli era azionista e cliente della banca. Ecco, volevo sapere, perché lei non me l'ha detto, il valore delle azioni che lei donò a Gelli. Gliele devo dire in cose, nella moneta locale. Nella moneta locale, poi moneta sa, locale era un istituto era che si chiama cambio. Era risibile. Vabbè, ci faccia ridere pure noi. Ecco, non la voglio far ridere, signor Presidente. Siamo in un argomento troppo serio. Su. Ecco, io sono delle, devo dire che potevano essere, qualche centinaio di dollari. Qualche centinaio di dollari USA? USA. Qualche centinaio, cioè in sostanza Gelli andava raccattando l'elemosina, però depositava presso la stessa banca molti milioni, è così? Sì, era, e questo qui non significa, non c'era relazione fra i depositi e le azioni. Beh, non c'è relazione, ma c'è relazione tra chi è proprietario di milioni e chi accetta l'elemosina di qualche centinaio di dollari. Se avessero regalato a lei qualche centinaio di dollari all'epoca, li avrebbe accettati?
Ma per partecipare dentro una cosa così, sì, tutti partecipano per quella tutti cosa. Partecipano. Tutti partecipano. Adesso lei lo vede e quando che lei nelle ha cose che hanno fatto poi, sulla cosa lei, del governo italiano ha posto... Quando lei ha venduto, non divaghi, la prego, quando lei ha venduto al governo uruguaiano i depositi di Gelli, che fine hanno fatto? Ah, lui già aveva risolto tutto quanto, aveva, perché la vendita al governo... Alle... Sì, lasci perdere, aveva risolto tutto quanto, che significa? Significa che lui non gli interessava più, nemmeno la partecipazione che intanto si era annullata. E i depositi di molti milioni? I depositi milioni... ce n'erano ancora e poi dopo lui li ha ritirati. Ecco, in quale epoca li ritirò? 1980-81, roba simile. È vero che si parlava di molti milioni? Erano non superavano i 10 milioni di dollari. Di dollari. Perché il rapporto dell'Interpol non quantifica la cifra, ma parla di molti, molti milioni di dollari. No, non si quantifica con molti e molti milioni di dollari. Bisogna dire quanti milioni. Io le dicono superavano i 10 milioni di dollari. Anche lei, Mario, chi è suo figlio? Mio figlio. Anche voi avevate dei depositi presso quella banca? Sì, avevamo dei depositi minimi, diciamo così, perché noi facevamo i banchieri, non facevamo i depositanti. Però c'erano anche soldi vostri depositati. Certo, perché fra l'altro... Erano poche centinaia di dollari. Mi chiama ad una precisazione molto importante, perché io tutte le operazioni, questo farà parte dell'altro processo, però siccome lei mi porta su quella, io le rispondo... Io ho mandato tutto, ho fatto fare tutte le operazioni da Banco Finanziario. Perché? Perché prima avevo una convenienza, perché le operazioni che passavano lì venivano pagate, primo. Secondo, poi il lustro della banca, e la banca aveva un movimento, ed è l'unica banca in Uruguay che non è fallita e che è stata rilevata da un grande gruppo olandese per volontà dei generali uruguaiani, Perché quando mi chiamò mio figlio, dice, mi hanno detto che io non vedo la famiglia, e dico che il discorso è finito. Senta, firma quello che vuoi, però metti la condizione di un peso. Avvocato Ortolani, vorrei ritornare un attimo all'accordo di Zurigo, sì, tra il gruppo Pesenti, tra Calvi e Pesenti. Sì. Il Roberto Calvi, interrogato dal giudice istruttore di Milano il 16 giugno 1981, racconta nuovamente questa storia e dice poi alla fine che l'accordo stipulato a Zurigo tra me e il gruppo Pesenti venne patrocinato da Gelli e da Ortolani. Cioè, Calvi non parla di un Gelli che si intrufola e poi stranamente perché è stato partecipe alla cena alle due copie dell'accordo, parla di un patrocinio di Gelli. Questa è una dichiarazione a posteriori. E non è una dichiarazione reale e corretta. Certo. Prima che fossero accaduti i fatti non l'avrebbe potuta fare, a meno che non fosse un indovino. L'ha fatta dopo, è chiaro. Però questo ha detto. E lui potrà dire quello che gli pare. Quindi non è esatto. Ecco, non è quello esatto. Che voglio dire, non è esatto, l'ho costruita tutta io. L'ho costruita. Quello che voglio sapere da lei è se Calvi in questo momento non dice la verità. Non dice la verità. Perché non il patrocinio, io ho parlato con Calvi e l'ho portato su una linea corretta. L'ho portato. Lei si ricorda che ci fu poi un problema? Poi Gelli non si intendeva di niente di queste operazioni. Andava a nozze quando sentiva parlare di soldi, punto e basta. Tant'è vero che a quel punto già era passata la sacralità massonica, era un rapporto fra uomini e basta. Non invocava più né l'uno né l'altro la massoneria o d'altro. Senta, e quel discorso, anche questo già l'ha detto, non è vero. Ortolani mi disse che Gelli poteva garantire protezioni e appoggi a livello politico, finanziario e amministrativo quando Calvi comincia ad avere dei problemi con l'autorità giudiziaria milanese per la questione della esportazione di valuta. Io ho preso posizione in quel momento lì e misi il dito sulla Banca d'Italia. L'ho messo il dito per due volte e non mi hanno mai ascoltato, nessuno, né magistrati né politici. Però in questo caso, anche in questo caso Calvi non dice quindi la verità in sostanza.
come non la dice sul fatto che lei era portavoce finanziario del Partito Socialista. Non sono stato mai, a tutti noto questo. Tant'è vero che quando ci fu l'episodio dell'Eni Petromi io uscii tranquillamente, sebbene fu tutta un'operazione giornalistica, di impianto giornalistico. Perché vede, Calvi... I giornali italiani possono fare quello che gli pare in Italia. Sì, sì, ma io non sto parlando dei giornali italiani, sto parlando di Calvi. Calvi, nel febbraio del 1982... parla ancora, questa volta con il giudice istruttore di Roma, nella veste di imputato. E si presenta spontaneamente al giudice istruttore di Roma e riferisce la storia ormai nota, arcinota, del suo passaporto. Del passaporto di chi? Di Calvi. Del sì. Suo passaporto di Calvi. Sì, questo sì. È Calvi che parla. Sì. Facendo riferimento a quello che ha già dichiarato e che le ho contestato nel luglio dell'81 circa le presentazioni che lei avrebbe fatto, nel senso di dire guarda che Gelli ti può garantire appoggi eccetera, Calvi si riferisce ai propri problemi giudiziari a Milano e dice sì, io alla fine ho permesso che Gelli si occupasse delle mie vicende giudiziarie. Io a ciò mi indussi ed ho ceduto su pressanti richieste di Ortolani e non certo per il timore di ricevere un ingiusto danno. Io non ho fatto mai pressioni a Calvi sulle questioni del passaporto. Io ho saputo dopo tutto quello che è avvenuto sui passaporti. Qua c'è qualche cosa che va oltre il passaporto, cioè è la questione del primo processo per esportazione di valuta, che poi si sdoppia e diventerà il processo per la truffa della compagnia di assicurazione Savoia, nella quale credo lei sia stato anche imputato. No, io non ci sono entrato per niente, poi alla fine hanno riconosciuto che io non c'entravo niente. Vabbè, era imputato e l'hanno assolto, l'hanno prosciolto. L'hanno prosciolto. Però... Sì, mi hanno prosciolto. Vabbè, però voglio dire, cominciò come faceva imputato. Parte di tutta una letteratura. Ecco, in relazione a questi fatti, ed in relazione ad un intervento di Gelli presso Calvi per ottenere protezione dall'autorità giudiziaria milanese, facendo riferimento a questo, e questa è materia del nostro processo, perché abbiamo dei capi di accusa molto precisi, che non riguardano lei, ovviamente, Calvi dichiara al giudice istruttore «mi sono indotto a cedere alle pressanti richieste di Umberto Ortolani». Per che cosa? Per consentire che Gelli si interessasse dei ma suoi per carità, signor Presidente, questo è tutto un lavorio di Gelli con altri personaggi. No, vedi Zilletti e vedi gli altri. Queste sono dichiarazioni di Calvi. E sono dichiarazioni di Calvi, ma sono dichiarazioni di uno che si arrampava a destra e a sinistra. Guardi che nel febbraio 82 Gelli è latitante, non sta in Italia. Questo è Calvi che parla. Io non ero latitante. Sì, ma Gelli sì. E quello che parla è Calvi. È stato sempre latitante e ha avuto tante protezioni. Finché non l'hanno arrestato. L'hanno arrestato, se non mi sbaglio. Sì, l'arrestarono e poi dopo, comunque adesso c'è la protezione delle autorità svizzere. Adesso sta in Italia, quindi. Sta in Italia e circa in Italia viene ricevuto dalle personalità, viene adesso a sinistra. C'ha la scorta della polizia italiana. Adesso. Sì, sì, c'ha la scorta già della polizia italiana. Quindi quello che disse Calvi nell'82 non risponde a verità, ma era un gran bugiardo sto Calvi. Calvi ogni volta che parla di lei è un bugiardo. Sì, è stato un bugiardo e mi è dispiaciuto questa cosa qui. Che mi è dispiaciuta di adesso, Calvi, perché vediamo, io sono stato profondamente leale con Calvi. Vediamo di capire. Lui non se... lo è stato con me. Con tutto quello che ha raccontato. Senta, vediamo di capire perché Calvi, nella condizione in cui si trova alla fine dell'81 e al principio dell'82, quando ormai le liste di Castiglione Fibocchi sono state pubblicate, quando ormai la questione del suo passaporto è venuta a galla, quando ormai i suoi problemi sono tanti, lui passa un sacco di tempo a prendersela con lei. Però a me non mi viene notificato. Sì, io vorrei capire se lei sa
per quale motivo Calvi ce l'avesse tanto con lei. Perché io a un certo punto non mi sono visto più con Calvi. Quindi se io non mi vedo non più condividevo con lei, le sue impostazioni. Quando è che lei cessi i rapporti con Calvi? Nell'81. Nell'81. Prima o dopo il sequestro di Castiglione Fibocchi? Prima? Prima o dopo il sequestro di Castiglione Fibocchi? Prima, no? Prima. Quindi nei primi... il sequestro di Castiglione Fibocchi è marzo 81, quindi... Sa, tutta la storia di un giorno si parlerà anche della storia del sequestro. E perché non era d'accordo con Calvi tanto da interrompere un rapporto? Credo che sia stato lucroso anche per lei, sì, no? Certamente. Ecco. Certamente. Quindi devono essere ma state cose i rapporti molto nascono e si interrompono. Si interrompono per tanti motivi. E perché lei interrompe il rapporto con Calvi? Non mi interessava più. Perché non le interessava? Perché dicevano un sacco di fesserie. Me ne può dire una? Beh, una. Lui diceva, per esempio...